Nick, hai già sbagliato, non puoi entrare. Se ce la fai ti regalo Hogwarts Legacy. Partite dai. Da quello in alto, poi passate dai rossi. Però hai 10 secondi per poterlo riuscire a completare. 10. E la madonna. Io ancora non li ho capiti, cioè, fate voi. Ma era con 5 ingranaggi da uccidersi. Che dramma. Ci vorrebbe uno schemino. Prendi un foglio di carta. Intanto io lo risolvo col culo. Chi è il pazzo che mette questi giochini qua? Chi ha voglia? Ma potremmo fare questa cosa per un cazzo di minigioco. Buonasera Frank, sono appena partito da casa solo per la live perché ero tornato a casa. Avevo fatto il mio riposino pomeridiano. A parte che penso in studio oggi di aver respirato polvere a tonnellate. Vabbè, comunque stavo male, quindi sono andato a svenire a casa, sono tornato indietro. E adesso niente, andiamo in live a finire Children of Silent Town. Ce la dobbiamo fare a tutti i costi. Io credo in noi, ma soprattutto credo in te, perché io non li so risolvere quei puzzle. Quindi se non ci sei te io non vado avanti. Buonasera. Buonasera. Questo audio è stato fatto in diretta. Non me l'avevano capito. Avevano capito. Beh, non è vero, secondo me sono stato bravino, dai. Perché c'è proprio una qualità nell'audio diversa. Ah, completamente diverso. Io confido nella loro capacità di percepire questi cambi. Dai. E siamo già con S Gentile 95. Grazie mille per la sub. Oh, faccio roba. Notare che eravamo stamattina, siamo arrivati al pelo merda, 600. Ma un po' la madonna! E così durante il giorno tutti si sbizzarrivano. Ma sai perché? Sabbarsi. Perché finalmente abbiamo sbloccato il succo di mela. Addirittura. Purissimo, levissimo. Ma te hai mai bevuto succo di mela? Succo di mela, sì, un botto di volte. Oddio, stanno suonando. Cazzo, stanno suonando. No, ma per me c'è ancora nicchie. C'è ancora nicchie nelle vicinanze. Com'è se non c'è più nessuno, è tutto spento. Allora, ringrazio Poema, ringrazio About Chiara, ma bravissimi, comunque avete spinto a manetta. Complimenti. 6.35, complimenti. Allora ve la meritate tutta questa live. Quindi arriviamo a 700. 700, dai, 700 mai. Tanta roba. Un po' esagerando probabilmente. Però comunque, serviva il succo di mela per riuscire a finire questo gioco, per darci perché la carica. Bisogna stare concentrati. Bisogna stare concentrati, ricordo che ci sono dei puzzle che io non so risolvere, che sa risolvere solo Frank alla regina di scacchi, nel senso che riesce a immaginarsi il gioco. E te lo devi guardare. Io te l'ho detto che lo devi guardare. Lo so, ma mi continuate a dire cose da guardare? Io sono un po' innamorato di quell'attrice, è veramente bellissima. Scarlett Johansson. Lei si chiama l'attrice della regina di scacchi. Alicia Keys. No, non mi ricordo come si chiama, se lo sapete, succo di luppolo. Grazie mille noi, grazie mille due. Lo ragniamo, No, esatto, l'idea è andiamo dritti, non ci facciamo, cioè, non temporeggiamo. Non tanto temporeggiamo. I disegni li abbiamo visti, oggettivamente. I dialoghi li abbiamo sentiti, cioè non ci sono. Aggiungerei che la musica di Richard ci ha sfracassato i coglioni. No, bellissima, è un grande, perché io me lo immagino sempre lì con le sue dita lunghissime che suona. Un mantello lì nella sua dimora che suona con le candele accese, questo piano tutto di legno corroso dai tarli, che suona così. Ma basta, bellissima, ma te, basta. Loro l'hanno giocato in live. Loro secondo me non l'hanno mai giocato. No, proprio in non generale. Sono ancora riusciti a finire. No, perché sarebbe figo se loro giocassero in live, però senza musica nel gioco, lo e la facesse in tempo reale. A Richard, bellissimo, clamoroso, molto figo, veramente molto clamoroso. Figo. No, io non mi ricordo niente. Vabbè, assolutamente Linux, ma sei qua per vedere la fine, l'importante è quello. Però dai, ci proviamo. Domani niente live perché c'è l'idraulico, esattamente. Ah, però merda, magari io ho pensato l'idraulico c'ha magari delle doti di intrattenimento che non sappiamo. No, è che l'idraulico per lavorare è proprio qua. Ah, è quello il problema. Cazzo, però è bellissimo. Tu sei lì che stai, gli chiedi il permesso. Ma già dopo, già finita sta live, vado mattina presto, devo sbaraccare la roba che c'è sotto, togliere. Minchia, ma devi fare un bot. Ah, ecco perché oggi trasportavi tutte quelle robe avanti e indietro. A un certo punto ti ho visto passare con tipo una roba gigantesca nera. Cos'è che hai tolto? Ti ho visto passare con una roba gigantesca. Ho detto adesso questo qui sta per terra giornata. E non lo recuperiamo mai più. Quando? È tipo un'ora fa. Una cosa nera grande. Sì, una roba nera grande che hai portato. Ma era così? Ah no, era l'altro monitor. Ah, fatto ok. Color ok, ecco. Quindi no, c'era Pingu che cercava di tirarlo via. Ho detto no, Pingu, certo. Le cose manuali certo, non certo. Fanno per te. Allora, quindi. Zuffian, stiamo monitorando tutto su Round the Valley. Ma soprattutto oggi abbiamo dato una botta incredibile al secondo set, perché il primo praticamente è già finito. Ah, una botta, l'ho capito adesso. Nel senso che proprio letteralmente una botta. Una botta, una botta. Proprio in quel senso. Una botta, proprio in quel senso lì. Proprio per spaccare per tutto. Per spaccare tutto, okay. Esattamente. E la cosa bella che vorrei precisare, visto che sono l'addetto alla sicurezza. Non è vero. No, che ho fatto il corso. Hai fatto il corso antincendio. Antincendio, vabbè, allora come mi chiami? L'addetto al fuoco?
quello pompiere. Che ha fatto il corso antincendio. Io sono il pompiere, visto che sono il pompiere all'interno di questo studio, posso confermare che entrambi i due studi, cioè entrambi i due set, scusa, sono altamente infiammabili. Vabbè, quello nel senso, mai. Ma però, una roba incredibile. A questo giro vorrei evitare di mettere le prese elettriche, le ciabatte insieme a cose potenzialmente infiammabili. Quello potrebbe essere una grande idea. Ma in teoria stiamo già No, infatti ce la dovremmo fare. Grazie mille, Els. Grazie mille a Stamcom Matte. Ma e la. Volano, e quindi vuol dire che i ragazzi dici sono che pronti. Per il gioco. Bisogna un po' spegnervi. E quindi andiamo all'interno. Vado di musica. Silent Town. Capitolo 4, ricordiamo che ce ne sono 12. No, sono 5. Ah, scusami, 5, scusami. Quindi in teoria potremmo farcela se ci focussiamo. Speriamo chiaramente che ci siano altri 7 litri di succo di mela. Un po'. Vediamo. Devi calarti nel mood. Ah, aspetta. Devi tornare nell'ambiente. Sì, vabbè. No. Ora. No, non posso ora, sono in live. Devo No, devo staccare. Stacco ora così. Niente, arrivo subito allora. Dammi 5 minuti e ci sono. Niente, Frank, devo... Gioco da solo. Giochi da solo? Ho fatto per 3 anni, so farlo. Beh, è vero, se l'hai fatto per 3 anni, complimenti. Facevo molto peggio di questi giochi. Molto peggio di questi giochi? Con quanto pubblico? Molto meno di adesso, anche se non so quanto ci sono adesso. Ok. Poi vedevi che man mano... Presentavo le 8 persone. Io. Perfetto, perfetto. Vai, no, dobbiamo riannare, devo caricarmi. Dai, ce l'ho! Vai, allora. A te ti ricordi? Sì, mi ricordo, c'era... Aspetta, possiamo rivedere gli oggetti. Possiamo rivedere gli oggetti, rivediamo gli oggetti. Abbiamo una bambola. Abbiamo niente, una vaschetta con dei ragni dentro, un pezzo di vetro. Ciotola di ragni. Ciotola di ragni, che c'era caduta giù dall'albero, mi ricordo tutto, okay. Ho studiato a casa. Ah, vedi che Gigi Flowers si ricorda, devi suonare il corno e rifare il minigioco per trovare il tuo amico. Bravo, perfetto. Ma io pensavo, apri l'altra, in una pagina le soluzioni. Così lo ragniamo pesante. Vabbè. No, no, sto scherzando. Dai, no, se no perdiamo tutto la bellezza di questo gioco. Facciamo. Allora, no, non farlo. No, dai, non farlo. Dai, non ce la faccio. Mi sembra di barare. Solutions. Allora, sconto Word, sconti fino a... Ah no, scusami, avevo visto una notizia di Bing. Questo strumento non mi piaceva molto, però è triste che venga buttato. Aspetta, quindi noi dobbiamo, abbiamo detto, fare la canzone. Guarda che non mi va. Ah no, ok, mi va. Yes, ce l'abbiamo. Vai, Frank. Ah, siamo già sul pezzo. Uh-huh. Ah, minchia. Oh, cioè, vabbè. Devi subito, vai. Prima, adesso che sei bello fresco ancora. Non ero pronto. Merda, sono mille cose. Finita. Ma poi non mi ricordo, questa l'avevamo risolto. No, non ce l'avevamo fatta. Ma non è che non ha salvato qualcosa. Ho un po' paura che questo fosse l'ultimo con cui c'eravamo lasciati. E vai tonno, dai. No, ce la facciamo. Forse è lo stesso davvero. Sì, secondo me è lo stesso. Ma lo risolviamo in 30 secondi. Ma scusa, vado a rivedere il ricaricamento della live. Vai, no, ma dai, ce la puoi fare, Frank. Dai, non è complicato. Non dobbiamo prenderla così. Questo qua sicuro. Questo qua fa. Quindi quello lì va lì. No, è impossibile, non so fare. Veramente impossibile. Ok. Così ne ho collegati due. Ok, ce l'ho. No, stai già sbagliando. No, come è possibile? Tira via tutto. Ma sto già sbagliando cosa? Guarda qua. No, non è ne ho collegati. Non devi collegare quello giù. Togli. Allora, così è resettato. Così è resettato, sì, più o meno. Ok, allora, mettine uno tra quei due. Tra quali? Questi qua in basso, ok. Ok. Gira a sinistra una volta. Ok, mettine uno lì. Qua? Oddio, sto sbagliando. No, ho sbagliato. Toglio. Via. Gira a destra. Ok. Gira a destra. Ok. Ok. E mettine uno... Non mi ricordo più. Gira ancora a destra. Ah, aspetta, eravamo arrivati alla soluzione che forse dovevamo girare anche quelli al centro, Bravo. Gira ancora a destra. No, ok. Così. Ok, mettine uno lì. Qua, ok. Gira a sinistra una volta. Ok. Allora, adesso ci manca questo da girare a destra. Dai, per le 7:30 abbiamo fatto, E quello a sinistra. Quindi vado a prendere intanto la settimana enigmistica. Oddio, devo ricordare. Se ce l'avessimo, tanta roba. Allora, metto lì, così, giro.
Mi ricorda tantissimo queste situazioni quando mi distribuivano i compiti di le verifiche di chimica. E mi arrivavano questi problemi in cui io semplicemente ricopiavo metà della frase del problema e non sapevo assolutamente niente. Fissavo tipo il foglio per un'ora intera, poi lo riconsegnavo in bianco. E ha rimandato chimica, naturalmente. Allora, gira una volta a sinistra. Ok. Mettine uno lì su. Ok. Qua? Sì. Okay. Gira una volta a destra. Ok. Te l'ho detto, dovevamo metterli... Ah, sono un pirla. Prendi un altro. Cioè, gira una volta a sinistra. Mettilo qua. Ok. Gira una volta a destra. Ok, aspetta. Grazie mille intanto a Linda, che si è abbonato a... Brava, abbonato a... Grazie mille. Ho sbagliato. Andate a vedere il video su YouTube della scorsa parte. Potrebbe essere interessante. E ritogli due... Questi? Abbiamo messo, sì, ho sbagliato. Finito. Non ero pronto così subito. Lo so, ti dovevi scaldare. Io ammetto che ero pronto. Mettine... Vai a destra una volta. Ok. Mettine uno lì. Qua? Okay. Uno su. Qua? Sì. Vai a sinistra. Ok, aspetta. Aspetta, ci sono... Ah, merda, ne manca uno. E come fai però quello là sopra? Niente. Hai perso. Sì, abbiamo perso. Vai una volta a sinistra. Mettilo lì. Metto qua. Lì, vai a destra. Pazzesco! Che run! Posso andare a casa adesso. Guarda, ti farei andare a casa. Pazzesco, bravissimo. Mancava solo un ingranaggio. Quindi... Ah beh, quello Ok. Non me lo ricordavo. Neanche il signore lì, ti giuro, l'avevo completamente rimosso. Si vede che volevo scappare, andare a casa e via. Anche perché ricordiamo che stasera c'è Masterchef. Importante. Infatti, quindi c'è proprio una tagliola sull'orario. Mi prendo qualche appunto per Masterchef. Perché io tutti, okay, però tutti. Lo guarderò nel weekend. Va bene. Questo strumento che... Ah no, sei tu, scusami. Cazzo, speravo. No, questo mi ricordavo. Questo strumento, che sia quello che gli avevo commissionato io, sembra incompleto. Se riesci a mettere il per due anche nei dialoghi, ti chiedo... Ok. Will, non eri certo il tipo da lasciare le cose a metà senza un buon motivo. Temo però che tu se la cercato. Torna al normale. È che già li vedi in ritardo, dico. Guarda qua. Comunque, secondo me il font non aiuta. È vero. Ma dici che li ha scritti a mano, Fra? Sì, ogni... No, potrebbe aver creato il font. Sì, il font è palesemente suo, secondo me. No, secondo me. Per me è palese. Eloisa. Ma Eloisa non fa i font, è una calligrafa. Fa stili calligrafici, non font. Non ha capito niente. Vai. Bah, non ha più senso pensarci. Quel che è stato, se lo tengo qui, finirà con il rovinarsi. Meglio portarlo a casa. Mi sembra ottimo, è stato lì per 20 anni. Però adesso si è ricordato di questa cosa. Madonna. Sembravi te oggi quando spostavi lo schermo, identico. Ha preso un botto quello schermo. Oh, andiamo a prendere a sto tranzo. Ha detto via libera, detto let's go andato. Sì. Trovato! Che andano a nascondino ancora. Dai, no, testa. Non vale. Dai, testina. Via, indietro. Cosa? Ti ho visto, sai. Hai convinto il padre di Red ad andarsene in qualche modo. Sono uno spione. E quindi? È sleale spostare le cose. Devi trovarmi, non smontarmi il nascondiglio. Ma secondo me lei ha un livello di rabbia che vorrebbe tirare fuori un oggetto contundente. Due colpi di pin. Ero una persona, non un asse di legno. Con le persone la regola non vale. Mi pare ovvio. Testina. Vuoi un pugno? La madonna! Ma questi bambini sono sempre violenti. Ora mi nascondo di nuovo, chiudi gli occhi e ti faccio un occhio nero. Ma questi... ecco. Sai che comunque avevo dei compagni così. Io mi ricordo dei compagni mega violenti. Violenti. Sì, violentissimi. Però andavano molto di più i calci all'elementare. Erano più la leva lunga che andava, i pugni non se li dava nessuno. Era il calcio non che le arrivava. Pistolettate. No, pistolettate no. Che permaloso. E vabbè, niente, finita. Ok, lui ce l'abbiamo. Ci mancano. Vai, corri. Questo è un cretino. No, questo non c'era prima. Chi non c'era prima? Ma è lui di nuovo. È lui di nuovo, Vez. È un deficiente. Black, sei scemo. Ah, hai barato di nuovo. Basta, vai via. Oh, pesissimo. Damaggio. Ma poi comincia a innervosirmi, lo dico anch'io. Il bomber qua non ci faceva passare. Sciovia di qui. Sarà importante andare là? La sua amica al cancello, dicono. Ok, andiamo subito. La sua amica al cancello. Sì, secondo me dicono al cancello. Ah, merda. Ti ricordi che era rimasta? Abbiamo visto che c'è quella tipa che è bloccata là dietro. Sì. Che tipo però si è spaventata. Devo andare più veloce? Che hai guardato l'orario. Penso sia impossibile. No, è arrivata una mail.
Ah, ok. Ma hai anche le mail sopra? Di una consegna effettuata. Sei fuori, io ce la farei per il lavoro. Te l'ho detto che l'ho ritrovato il mio, vero? Io te l'ho ritrovato. Tu me l'hai ritrovato. Scusa, mi ero scordato. Involontariamente. Involontariamente. Ma dov'era pure? Dentro la custodia di un ardito. Era pazzesco. Sanni, mi sembra spaventata. Vedi, non posso neanche alzare la voce per chiamarla. La bambola. Ma avevamo già provato. Tirale i ragni. I ragni. Bravo, bravo. Niente. Ah, prendi il vetro e minacciati di ucciderti se non ti muovi. No, direi che non funziona. Ma scusa, andare più avanti non si poteva. No, andare più avanti però non ci porta niente. Ma quanti erano loro da cercare? La fionda con i ragni. Prova a cantare. Ma mi diceva la fionda che non l'abbiamo. Secondo me non era scemo cantare perché mi diceva che non mi avrebbe sentito. Io avevamo già provato, secondo me. Sto cazzo avevamo provato. No, forse non avevamo provato. Ah, merda. C'è da ricucire un ricordo. C'è da ricucire. Vabbè. Cazzo, non abbiamo imparato niente comunque. Fortuna che c'è la chat. Qua ero diventato velocissimo. Ero diventato un... Qua non ti aiuto. Qua sei... Allora, aspetta. Però ricordi, devi farli al contrario. Lo so, ho capito. Raccomando. Ta, 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 ta. Ma non mi ricordo neanche le cose rosse. Ah, perché io posso partire da più punti. Tu puoi partire da uno dei tre punti. Ah, ok, ok, aspetta. Ti, 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 ti. Ti, ti, ti. Scusate. Ti, ti. Ah, perché qua non posso andare giù, scusa. Allora. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Da questo qua. Ta, 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 ta. Cos'è che devo fare? E altri due bottoni. Ah, merda, devo passare. Poi devi passare da quelli lì, ci devi passare due volte. Non mi ricordo. Ah, merda. Bula, sì, vabbè, ma cosa hai provato? Ma porca miseria. No, Frank, non lo so fare, aiuto. No, impegnati. Aiutami. Oh, tu è così. Ah, no, allora, aspetta, faccio tap, 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 tap. No. Così. No, no, così. No. Questo è un casino. Finita. Allora, devi andare. Ah, aspetta, cosa c'è? Zio Pero. Ti rendi conto? Zio Pero. Ti rendi conto? Zio Wellos. Zio Wellos. 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 Caccia sti bottoni. Dai, no, dovete passare in mezzo a tutti i bottoni. Allora, le 18:22 non mi fai allora, fare un grattacapo, Dai, secondo me te Nick ce la fai. Devi però passare in mezzo a tutti i bottoni. Ma e questo qua fa questo, cioè, guarda. Devi passare così. Sì. Ah, bravo. Ma cazzo. No, aspetta. Comunque il trucco è partire dalla fine e fartelo al pastrale. Ce l'hai, ce l'ho. Fatta. Oddio, ce l'ho. Ma che cazzo sto facendo? No, non puoi, non riesci a tornare. Is the power of love. È sbagliato, no, non va bene. C'ero quasi, no, l'ho fatto, avevo fatto. Potrebbe averlo. Potrebbe averlo. Dai, dai, mouse e tastiera Nicolas. Vai indietro. E poi ho un pad. Vai, indietro. Vai, vai. Ma sei capace a usarlo? No. Aspetta. Bravo, bravo. Aspetta, aspetta. Ma non ce l'hai, Nick. Tutto il bene. Lo vedo, ce l'ha. Oh, oh, bravo, oh. Bravo. What the fuck. Come cazzo sta facendo? Vai. No, 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 ce l'ha, ce l'ha. Lo vedo. Ah. Sì, sì, sì. No, 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 torna indietro, torna indietro. Fatti due. Posso dire una cosa? Che tu poi devi scendere da lì, non, puoi, non ce la fai. Ah, no, è vero, non ce la fai. Hai già sbagliato se hai usato quel punto. Già scazzato. Perché tu da qua devi scendere. No, salgo da sotto. Allora. Questo è, puoi entrare solo da lì. Sì. Che palle. Voglio fare un annuncio per chi... è in live, ci sta seguendo in questo momento. La fine è quella. No, quello è il punto un di annuncio, partenza che un annuncio. Un annuncio. Se qualcuno di voi che sta guardando questa live è interessato alle nostre videocamere, per favore temporeggiate perché stiamo ricevendo un po' di email. Siete disperati. Ah no, siete fin troppo, cioè, sì. Ne avete un botto di richieste. Quanti vi hanno scritto? Non, no, 9999,2. Ma fate una roba ora, ma le vendiamo autografate. Il prezzo, esatto, le autografiamo. Sì, sì, sì. Cavolo, cavolo, sull'obiettivo, fighissimo. C'ho una roba, c'ho un'incisione. No, 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 ce l'ho, ce l'ho. In ognuna delle camere che vendete, sì, c'è un pene di uno di noi, ma senza la faccia. Cioè? Cioè, gli metti dentro una caricata sopra. Caricata sopra con un pene di uno di noi. Beh, secondo me va fuori. Tu sei un maniaco. Siamo esagerati. Ma lei è un maniaco. Cioè, in effetti, forse un po'. Posso di dire che Nick non è capace. No, Nick non ha mini. Nick, dobbiamo finire tutto il gioco entro le 8. Esatto. Bravo. Oddio. 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 Non è vero, ce l'ha fatta. Deve passarli dentro. Sì, sì, sì. Deve passarli dentro. Ah, no, Vez. Ma allora. Only fucking shit. No, Nick. Cioè, sembrava che ce l'avessi fatta. Comunque, prima suggeriva, no? Sì.
dicevano di passare, me lo sono perso il messaggio. Ma guarda che partite qua, da dicono, quello. Ma... partite da quello sopra, dicono. Fai quello, ma parti da quello sopra. Ce l'ho. Nick, hai già sbagliato, non puoi entrare. Sì, hai già sbagliato. Devi lasciarti quello per ultimo. Nick, ragionala al contrario, fatti il percorso Fra, inverso. Se ce la fai, ti regalo Hogwarts Legacy. Partite dai. Da quello in alto, poi passate cosa dai dici? Rossi. Però hai 10 secondi per poterlo riuscire a completare. 10. 9. No, scusa, 8, ma tu hai il filo infinito. Hai il filo infinito. 7, sì, è infinito. Allora, scusa, tieniti. Vai quelli 6, rossi. No, no. 5. Per Hogwarts Legacy. 4. 3, di nuovo di pacca. 2. 1. No, fammi provare. Fammi provare. Dai, niente Hogwarts Legacy. Mi sento per un genietto. Niente sento... Hogwarts Legacy. Questo è palesemente il gioco che dimostrerà chi è la mente all'interno di Space Valley. Chi è il Megamind? Chi è il Megamind all'interno di questa valle? Nick ce l'ho. Oh, facciamo così. Quello sopra noi. Allora, chi riesce a risolverlo decide i pranzi di tutta la prossima settimana. Vai, vinci te. vinci te, guarda la vinci mia. Te, per lo favore. Scagnozzo. Non ha voglia di decidere. Lo scagnozzo, dai. Ma che decide i pranzi è una gran fatica. Merda. No, però no, lui poi decide, cioè lui dice sushi e tutti si devono adattare. Hai già perso, pezzo. Niente, finita. Allora aspetta, se tu fai ta 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 ta. Sì. Ta 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 ta. No. Ta. Io ce l'ho. L'ho risolto. Io l'ho risolto. Sì, ti giuro, l'ho risolto. Io l'ho risolto, devi partire da quello di destra. Ah, ma si può partire da quello di destra. Sì. Da quello che vuoi, uno dei tre che preferisci. No, ti mancava lì. No, ti manco. Parti da quello di destra, Cesare, fidati. Porco! No. Cosa? Parti da quello di destra, dal nodo di destra devi partire. Devi prendere B. Partita da quello. No, tutti dicono da quello in alto, ma secondo me è quello di destra. Io l'ho trovato. Premi RB. So come si fa. Ah no, ha ragione, non da quello in alto. Da quello in alto. No, ce l'ho. Premi RB. No, aspetta, non è vero. Aspetta, mi manca l'ultima cosa. No, perché lì l'avevo sbagliato. Appunto. Te l'ho detto. Cazzo, mi manca l'ultimo. Come cazzo si fa? Partite da destra, anch'io dicevo da destra. Esatto, bravo, fai quello, vai lì. No, aspetta, qua devi essere. No, vai indietro. Non si può fare. Scusa, ma se vai giù da lì? Quello devi farlo per primo, secondo me, è l'unico modo. No. Cioè sì, no, indietro. No, indietro. Vai destra. Vai giù. Ah, no, perché lì c'è il coso, cazzo. Vedi con tutti, però, scusa. Grazie mille a Juicy. No, scusami, è Just Sici, non lo so. Just Remo, ma io non lo so, scusate. No, raga. Da sopra. Ma poi in chat dite 8 cose diverse. Manca solo quello che dice partite dal basso. Sono stufo di questi grandi capi. Sei stufo. Mera, sono più difficili di quelli di Hogwarts Legacy. Ti rendi conto? Legacy. Ce l'hai. Grande. Campionissimi. Bang. Ho solo 10 minuti. E Cesi si aggiudica i pranzi della prossima settimana. Auguri. Grazie mille a Diddy. Come premio vincitore. Cosa ha fatto Diddy? Diddy si è abbonata. Con un abbonamento di livello 1. Grazie. Grazie. Ma a livello 3 Smil. È sempre meglio. Oh, ma te l'ho detto che stamattina ho affrontato Pingu sul Quidditch. E hai fatto è fortissimo. È fortissimo. Ma devi affrontare sa farle combo. Allora sa farle ieri, combo. Era bellissimo. Sì, si è allenato. Si è allenato. Fetido. Credo di aver sentito qualcosa. Livello 3 esiste, non lo so. Sparavo solo a caso. Grazie. L'hai fatto completamente a caso? Sì. Vabbè. Perché non c'è mai limite al culo. Al fantacalcio. Noi andiamo a giocare al fantacalcio e vi abbandoniamo. Va bene. Ciao ragazzuoli. Ci vediamo domani. Ciao. Finite sto cazzo di gioco. Sì, ce la facciamo. Lo portiamo a termine. Stiamo scusate la volgarità. Spinrunnando. È live? Succo di mela. Vabbè. No, vabbè, ma Cesare, porca. Ma vai che se l'ha già visto sì, tu. No, what's up, Beijing? Vabbè. Ciao a tutti. Serata. Grazie mille. Shani! Anche l'hai trovata. Oh. Ah, bravo, perché l'avevi spostata. Ciao ragazzi.
siamo solo a mezz'ora di gioco con un solo minigioco risolto. È vero anche questo, dai. Ma io ci credo tantissimo. Vai pure. Non ti niente di nuovo. Ah, merda, ti sei tolto i... Sì. Così adesso mi posso inforcare come voglio. Ma non sapevo che ci si potesse scegliere la sedia. Ma allora sai che è quasi quasi. No, no, se non ci vuole un botto a togliere, bisogna sbrugolare tutto. No, non bisogna sbrugolare. Oddio, no, che stronzo. Mi ha peso questo. No, dai. No, no, usa, la sedia. No, io l'altro giorno gliel'ho scombinata tutta. Solo che oggi è arrivata, era tristissimo, si è dovuta risettare. Vabbè, ma cioè, è la sedia più comoda questa, dove è andato? Ma è la sedia più comoda, è quella lì? No, no, quell'altra, quella di quella da gaming? Bah, non lo so, non lo so, piuttosto usa quella di Ping. Ma sai che ho un problema, no vabbè, questo è un problema che magari dico dopo. Personale? Sì, un po' personale e intimo. Allora, Lucy, eri tu. No, Lucy, eri tu, meno male. Cosa succede? Sembravi spaventata. Sembri. Credo di aver visto qualcosa tra gli alberi, oltre il cancello. Hanno sempre i soliti mostri. Sicura, io vedo solo noi e nessuno. Ma c'è Eloisa? Perché come c'è Eloisa? Ah sì, ci ha fatto un ride di 18 utenti, grazie no, mille. No, veramente, grande. Ma tu non li vedi mai i ride? Ci vedo male io, grazie Eloisa. Cosa stava facendo Eloisa? Sono curioso. Stava scrivendo le lettere? Stava... Sì, faceva lì le ma cartoline. Soprattutto, è riuscita a sistemare la sua inquadratura o di Eloisa avete visto solo le mani? No, poi mi ha fatto vedere che in realtà ha delle inquadrature pseudo decenti. Ti piacevano? No. Però Ok. Hai provato a dare dei consigli? Sì, ma tempo impossibile, perso. Ok, tempo perso. Possibile. Io vedo solo noi e beh, nessun altro. Scusami. Stava facendo le buste palese. No, che poi così suona malissimo. Come le buste? Le buste paghe. Solamente Emanuela, grazie mille. Oh, ma ragazzi, dai, bravissimi stasera, bravissimi. Scusami. Vuoi che dia un'occhiata? Ma cosa? Non mi ricordo più niente. Dimmi se vedi qualcosa, però non ti avvicinare troppo. Ah, cosa? Ah, sì. Là al cancellone. Va bene, aspetta lì. Aspetta, qui. Ah, sì. Non so lei. Scusami, che quando speedrun non mi concentro sui dialoghi. Ma poi tonno, è tutta questa adrenalina. Vedrete, fra mezz'ora è spentissimo. Sì, sì, io distrutto sto dando tutto. Io sono il tipico che dà tutto nei primi 15 minuti in tutte le situazioni. E poi dopo mi spengo completamente. Cioè in qualsiasi situazione, che sia tipo un lavoro, che sia tipo mangiare, che sia tipo dormire, do tutto nei primi 15 minuti. Andiamo. Alla fine avete salvato il minigioco dell'altra volta? No, ma l'ha rifatto Frank. Qui non c'è niente, per fortuna. Ricorda a tutti, questo è Children of Silent Town. Children of Silent Town. Il videogioco realizzato tra i tanti da Studio Luna 2, vero? Frafrog Richard. Buone notizie, non c'è nessuno, puoi uscire. No, ok. Davvero? Scusami Lucy, forse l'ho solo immaginato. Tu te lo sogni questo gioco quando poi vai a casa? Come incubo. Ma ieri ho giocato, prima di andare a letto, grave errore. No, non dovevi fare. Cosa hai giocato? Ad Halo. Merda. Sparafresciato, bellissimo. L'ho distrutto. Merda, che c'ha quella pistolina, quella viola che spari dardetti. Quella è illegale. Quella mi faceva tipo impazzire. Da bambino mi faceva impazzire. Ma scusate. In effetti questa strada fa paura. La prossima volta giochiamo da un'altra parte. Ora esci da lì, dai. Su, andare a casa. Ma lei comunque sembra sempre che abbia una croce al petto. Ma chi, Lucy? No, la sua amica è di fronte. Ah no, noi siamo Lucy. Pensavo, sì, mi confondo. Lucy. È stato un nascondino avventuroso. Mi dispiace, io ero qui tremante mentre tu penserai che io sia infantile. No. No, no, stavo solo scherzando. Tu sei la più matura tra tutti noi. Non è un complimento. Ogni tanto persino Red ti ascolta, è un bel traguardo. Chi è Red? Non mi ricordo. Vabbè, niente. Ma avrai i capelli rossi. No, Lucy, non è così. Eh? Io non lo faccio perché sono matura. Temo solo le conseguenze di fare la cosa sbagliata. Ma... se ti... guarda, quanto gliene frega Lucy di questo tuo dialogo? Probabilmente niente. Tutte le notti ho paura che quei ruggiti possano entrare dalla finestra e portarmi via. Comprati uno schioppo, non lo so. Vabbè, Sunny, ascolta, io devo andare. Parte, ti difenderò io, puoi farcela. Yuppi. Vai così, non c'è ragione per cui i mostri dovrebbero rapirti. Fossi in te, non mi preoccuperei. Dai, vai a farti le partitine a COD, vai via. No. No, suppongo di no. Vai a giocare a Warzone. Tranquillo. Non è il caso di restare qui. Ti aspetto in piazza con gli altri. Vai, vai, vai. Va bene, va bene, va bene. Vai, via, via. Il prossimo. Siccome li abbiamo trovati. Blue e Richard dicono. Dicono che Blue e Richard. E noi no, era Red. Noi abbiamo detto Red. No, abbiamo, però tu hai detto chi è Red. Chi è Red? Ah, no, loro perché dicevano di andare da Blue.
non ho seguito. A me era, però manca blu in effetti, è vero, manca blu. Manca blu che dove minchia mi sta. Qua c'eravamo stati, secondo me no. Andiamo a vedere. Andiamo a esplorare. Conigli, conigli. Conigli, conigli. Questo, no, questo, ah no no, qua avevamo già trovato un tizio. Mi ricordo che è vero che c'era la freccia che abbiamo. Era il tizio col turbante o l'altro. Andiamo di qua. No, sono tre luoghi, quindi prima o poi lo troviamo. Ah no, merda, qua era dove ci aveva, blu ci aveva lasciato il bigliettino, è vero. Niente, Frank, siamo bloccati. Come siamo bloccati? Sì, siamo bloccati, non so dove andare. Qua forse, qua. Qua fu. Qua. Qua dentro. Qua fu. Il pollaio di John è sempre vuoto. Raga, blu l'avevate trovato nel posto sotterraneo, dice Mara. Ah, merda, è vero, che era lì che si sniffava il formaggio. Ti vedi anche. Cazzo, che c'era, che era mega puzzoso. E Noid Monoc dice: blu non è quello che si mangiava il formaggio. Sì, sì, ma blu non era dove stavano i formaggi. Bravissimi, bravi che avete seguito, è vero. Oh. Là che si faceva la formaggiata. Quindi, se noi. Però, aspetta, noi lo dobbiamo tirare voglia. Fuori di formaggio. Sì, parmigiano. Se hai un problema col parmigiano. Sì. Madonna. Decisamente. Ma tu lo faresti un bagno. Una vasca di no, ok, infatti volevo capire, lo so. Uso, c'è gente che lo promisco. Beh, lo chiedo. Dal panettiere possiamo entrare? No, qua no. Ma non era nella grotta del parmigiano? Ma io non ho fatto niente. Red è nemico. Non era nel fienile il parmigiano? Sì, è là nel fienile. Non stai andando. No. Ah, è che non capisco se li abbiamo trovati tutti. Non capisco chi manca. Entra nel cove. No, entra nel cove la grotta. C'è la grotta di blu. Ah. Parla con loro, ok. Parla con loro, dicono. Andiamo a parlare. Sì, in piazza. Sì, in piazza là. In piazza. Se avessero messo. Sembrano dei cadaveri. Madonna, veramente. Come va la ricerca, Lucy? No, ho capito tutto, Vez. Sono tutti morti. Perché? E i mostri invece sono i vivi. Perché? Perché. Non so, mi sembrava un plot twist carino. Aspetta, ma c'è un film così in realtà. C'è un film in cui c'è questo villaggio. Ma poi bellissimo. Mi sembra con anche degli attoroni. Dustin Hoffman. In cui c'è tutto questo villaggio che ha paura delle bestie fuori. The Others. Bravissima, Julie. Beh, dell'87, già che, 40 anni. C'è questo villaggio che tiene lontani. Cioè, fuori c'è qualcosa che devono tenere lontani. Degli strani, tipo delle sorte di mostri. E alla fine scopri che loro semplicemente si difendono, ma sono tutti morti. È una cittadina di tutti morti, di fantasmi. Che ha paura dei vivi. Che ha paura dei vivi. Che non riesce. Esistono i fantasmi. Con Nicole Kidman. Ma no, non è quello. Non hai capito, è sbagliato. The Village. The Village. Esatto. The Others è quello dell'orfanotrofio. Suffergirl. Finto. Cioè, nel senso in cui sono tutti fan. Vabbè, basta. Non mi va di argomentare. Quindi, come facciamo? Come va la ricerca, Lucy? Vi ho trovati tutti, penso. No, manca. Anche. Non manca nessuno. Blu. Ma blu è là sotto? Black non è tornato lì. Porca vacca. Con Lucy la bugiarda ci parlerò domani. Oggi non parlarmi. Ah, minchia. È vero. Ma dove Black, scusa, ti ha spinto, è andato via. Non capisco perché. Quindi devi cercare Black. Che te l'ha dato male. O è andato da blu. Nel pozzo. Dentro il pozzo. Dentro il pozzo. Murato vivo, magari. Non credo. Ma pensa che c'è successo a qualcuno. Cosa che mi è rimasta impressa alle medie, che uno a prof di inglese. Durante l'ora di inglese uno disse: Castello di Gropparello, la tizia è murata viva. No, semplicemente no, disse che una roba era in the bridge. E la prof gli chiese: in nel senso di dentro murato vivo? Pesissimo. In che senso? On the bridge. Ti è rimasto per era sempre un po' cattiva. Minchia, te l'ha fatto però capire. Però vedi, adesso mi è rimasto tuttora, in on la differenza. Bravissimo. Io però, Black. Qualcuno sa dov'è Black? C'è l'eco nel pozzo salvato. Dice Sophie nel giardino di Lucy. Nel giardino di Lucy, quindi su di qua, direi. Giusto? Ma io che cazzo mi ricordo? Non ci fosse una mappa. Io, ma esatto. Una nel giardino. Dite che potrebbe essersi nascosto qua. Non si sarà mai nascosto qua. Portare le piante. Potare. Annaffiare l'orto e dare la pappa ai micetti. Tra non molto sarà ora di raccogliere le foglie. Quanto lavoro. Black, vieni fuori, bricconcello. Blackone.
Rega, Lucy siete voi. Sì, no, quello abbiamo so, sì, cioè, a volte ci confondiamo. Tre neuroni e uno è occupato per il nome. Non lo pretendo. No, io mi continuo a confondere Lucy con lei. Perché lei ha molto più la faccia da Lucy. E lei ha la faccia perché da lei è la faccia. Esatto, dovrebbe chiamare Francesca. Francesca. France. No, dove cazzo sei, Black? Per piacere. Ma cerca cuore in tutti i posti. Ma ti ho cercato. No, allora lì sei andato, vai da un'altra parte. Messo un po' di ora. Sì, sì, Lucy sono io, lo so, mi confondo. Vai a casa tua, potrebbe essere un'idea. Sapete quante volte mi sono presentato alla gente e dopo 2 secondi cancello il nome? Qua c'è Rick che sniffa il formaggio. C'è gente che sbaglia il nome nella verifica. Ma veramente? È una vecchia storia di uno. Cosa vuol dire? No, raccontami. Praticamente nel compito prof di chimica gli scrisse. Lui si chiamava Alberto e aveva scritto Albero invece di Alberto, e gli aveva scritto manco il tuo nome, sai. E gli aveva messo tipo 5. Dai, pesissimo. Lo peso. Non so se l'avrei fatto notare. Cioè può essere un grosso trauma per un papiere. Sei un prof, hai proprio un gol a porta vuota. Tu non è capace di giocare a nascondino. Ma ragazzi, non è che non sono capace di giocare a nascondino. Mi sono anche un po' rotto i coglioni. Dove cazzo è la stessa prof che tipo penso 2 anni dopo ancora fu investita davanti alla scuola da un motorino. Che cazzo dici? Entrò dentro la scuola. Ma apposta? Non so. Merda. E cosa ha riportato? No, niente, è andata, ha avuto le stampelle per un 2 stime. Ma allora no, ma niente di esagerato. Ovviamente investita. Però è che la cosa, cioè a me dispiace, okay. Però poi lei appunto fece esporse denuncia. Ah, minchia, ok, e però, davanti alla scuola era certo, successo, certo, sì. Non c'erano testimoni. Non c'erano testimoni? Non c'era uno che avesse visto. Era poverina però. No, lì peso. Però ammetto che era odiata da tutti. Alle Aldini. No, dico, te non c'eri quel giorno lì. No, così mi ha raccontato gente. Beh, era pesissimo. Infatti non so quanto sia vero questa cosa. Lei effettivamente ha girato per le stampelle per 2 settimane. Ok. Ma era pesissimo. Comunque è quello Black. Basta Black, madonna che viola. Oh sì, io impazzisco. Lo minaccio col vetro, lo minaccio. No, viene forse gli devi cantare. Sì, può essere, vediamo. Dove cazzo è andato per cantare? Perché è andata nell'altro. C'è il riverbero migliore. Vuole essere potentissimo, vuole essere l'uomo cipolla più potente del mondo, ma... Ma? Cosa devo fare? Come cazzo faccio? Brutto stronzo. Fagli un dono. Tipo dei ragni? No, non so che farsene. Il vetro piantato nelle costole, no? Prova anche la bambola. La bambola, no. Buona idea. Lanciategli i ragni, no, non funziona, lupo infinito, cipolline, spagli... No, sparagli con la lupara, no. Canti ne abbiamo solo due. Avevi canti diversi, no. Comunque secondo me manca un botto perché abbiamo solo 2 canti. No, ti prego, non me lo dire. Grazie a Vasvelonghi. Grazie mille Vasvelonghi. Bellissimo. Immagino che sia il suo cognome. Bello però Vasvelonghi. Dai, oh, che cazzo devo fare? Ah, l'acqua? Bagnalo. No, non esce più però dal tap, cioè hai tappato tutto. È secco. Vabbè. C'è il vecchio la però cornamusa. Ma cosa c'entra la cornamusa però? Scusa, il vecchio abbiamo... aveva cantato? Prima di cantare il vecchio. Cazzo. Allora, a lui, lì. Ok, era un bambino felice. E usciva da lì, ok. Ah, però c'è una campana. E questa chi era? La signora Ottermai. La signora... Ah, magari devi prendere quella. Non si può prendere. No, questa si chiama sporcizia, ok. No. Sì che si può interagire. Sì, no, si può interagire, però fai questo. No. Bling. Magari gli si attivano i neuroni. No. Parla Black. Ma ragazzi, parlare a Black ci spinge via. Esatto, anche secondo me. Pronto. E adesso è tornato di là. Sì, è tornato di lì. Aspetta, quindi controllo. Lì. Qua cosa ci fa? No, controlla se è davvero tornato sì, là. Sì, torna sempre lì. Ha già fatto 3 volte. Sì, il bastardo. Torna lì. Problema mettete che non i ragni c'è... dove si è nascosto prima. Bravissimo, chi è che l'ha detto? È una Anto. Grandissima intuizione. Ma anche Elio l'ha detto, bravi. Ma anche Cristian, vabbè, tutti però fenomeni. Faccio a metterli, non li posso. Come prima, no, fatti buttare via. Poi e li poi dopo là dentro, ok. Va bene. Peso questo. Bravi, però. Cioè, se non avete guardato la soluzione, molto bravi, però non si sarebbe mai venuto in mente. Dubiti? No, assolutamente. Ma è incredibile, non ci avrei mai pensato. Questa la mettiamo qui. Ma così. Era così grande, non avevo mica capito. Pensavo fosse una ciotolina piccolissima. Ma sopra, ora lui mi spinge, passa dall'altra parte e si piglia. Ho sentito qualcosa. Eccolo il bomber. Aha, eri lì, direi che ti ho trovato. Ah, che schifo. Lucy, è opera tua?
Di che parli? Cosa è successo qui? Cosa è successo? No, tu ti sei girato come se fosse arrivato controllato. A morte. Allora questa è opera di Red. Adesso vado in piazza e gliela faccio vedere io. Violento. Spero non si mettano a litigare, va bene. Andiamo in piazza, li abbiamo trovati tutti. Direi che se qua finisce il capitolo... Beh, di top. Da Dio, eh. Tanta ruebas. Da lì top. Prego. Ah, Red, questa volta mi hai fatto arrabbiare. Rissa, rissa. Ehi, Black, secondo te quanto fango entra in un paio di scarpe? Eh? Ah, perché lo butta a terra. Ho in mente uno scherzo, niente male. Ah, sì, beh. Non mi interessa, puoi fare i tuoi scherzi a tutti, ma non a me, capito? Non so di che parli, ma... Ok. Cosa avresti tu di speciale? Senza di me che ti aiuto nei lavori pesanti, tu non potresti fare niente. Chiedi pure agli altri se non è vero. Comunque devo dire che per quanto non mi piacciono i dialoghi, sempre meglio di quelli di Hogwarts Legacy, eh. Senza ombra di dubbio. Io mi sto cercando di ispirare a quelli di Hogwarts. Okay. Oggi sei nervoso, va bene. Questa di solito è la tipica dinamica che succede quando veniamo il lunedì in studio. Ci sono sempre tutti un po' scazzati. Lucy, cos'è più importante? Il mio cervello o la forza brutta di Black? Cazzo, ne so. Il fatto che mi lasciate in pace, non mi mettete in mezzo. L'ho detto, vedi, perché mi dovete mettere in mezzo, via. Giusto, sentiamo, diglielo. Ma non tu, lo so, non lo so, ma se fino a poco fa mi davi gli spintoni, vero? Testa di cazzo. Sì, c'era proprio... Dunque, io credo che sia più importante... Astuzia, ovviamente. Come ovvio, ho un milione di idee che posso realizzare anche senza di te. Però a te piacciono i furbi, non credo. No, mi sono proprio sul coglio. Infatti, immaginavo. Beh, un conto è astuzia, la furbizia... Dici che è la furbizia, cioè, dipende dal contesto. C'è il furbetto alla Francescone di Master, ci mi sta sul cazzo. No, certo. L'astuto tipo Ulisse, mi piace. Se sei stufo di aiutarmi, non farlo, tanto già in mente il prossimo scherzo. Berlusconi cos'è, astuto o furbo? Non posso non pronunciarmi sulla figura di Berlusconi, se è possibile, grazie. Gentilissimo. Scusa se ti ho spiazzato. Grazie dell'asta. Ti ho spiazzato. Preferirei non dire niente. Avrei solo parole cattive. No, scusa. Perché? Mi faceva ridere. Vai per... La situazione del paese parla da solo. No, non intendevo dire... Oddio, mera, muoio. Ma tipo, esatto, io che non dico a Pingu i tasti del 15, astuto o furbo? Si stronzo. No, dai! No, se vabbè, niente. Basta, chi se ne non frega tra niente. Di voi? Chi se ne frega? Ehi, Lucy, buona. Siamo tutti. Sì, ho visto, capitolo 5. Cambiamo gioco. No! Va bene, vai. Vola, sì, ci sta. Va bene, Blu ci raggiunge subito, che è la sniffare i formaggioni. Guarda, dato una bella leccatona di forma. Eccomi. Giusto in tempo. Va bene, giochiamo a qualcos'altro allora. Chiapparella? Ma come cazzo faccio? Va bene. Sono entrato dentro la mente di Lucy. Va bene. O degli sviluppatori, più probabilmente. Come funziona però? Cioè... Gli occhi delle mani dentro il... Devo scappare, mi sa. C'è un minigioco? So. Aspetta, dobbiamo premere a manetta. Ah no, ma non credo. È già finito il gioco. Ehi, amici. Ma questa sarebbe una ricostruzione di Chiapparella, ma è tremenda. Io non so come si gioca. Ma cos'è? Io giocavo a Guardie Ladri, ma... Perché ti fa capire che hanno cambiato gioco. Ok, che va, qua se fanno tanti giochi, diventa sera. Cioè, appunto ci sono loro che pestano un vecchio. Ciao. Oddio. Tutti vanno a casa e rimangono Richard e Fraffrog a coltivare gli interessi. Quindi, cosa? Cosa? Perché ho sentito Speedy Pollo? Anche Pollo? Cosa? Ma magari erano cose private. Ha detto Speedy Pollo, mi sono illuminato. Hai fame? Merda, che fame. Nick non mi ha sbloccato l'orario. Cosa abbiamo? Ah, ci abbiamo un botto di roba. Di Doriano! Puoi scegliere tra noci, noccioline, fagioli cannellini, mais, kiwi, wasa. Gallette di mais. Ah, sai cosa c'è? Torno le gallette di mais ho preso. Doriano. Ma dai, Doriano, si fa mangiare il Doriano. Non capisco. Poi abbiamo... Cos'altro abbiamo qua? Quindi ha un covo segreto pieno di formaggi puzzolenti. Sì. Allora, dobbiamo Io sono Richard, tu sei Fraffrog.
Però se agli altri lo dico così mi prenderanno in giro. Perché dovrei dirglielo? È un colpo segreto, segreto, no? Giusto. Stanno facendo un gioco di me. Porca troia, ma si divertono? Ah, lei è napoletana. Ah, ma ti devo accendere, scusa. Aspetta. Ah, scusami. Sì, lei è napoletana. Oh, senti, blu. Ma quale pensa che sia un motivo per cui tuo zio è sparito? Ma questa era siciliano, mi sa. È vero. Sbaglio sempre quando me lo chiedi. Ha fatto parte del cast di Mare Fuori. Di chi? No, no, non saprei. Non puoi usare Revelio. Tutti dicono che non rispettava le regole, che se l'è cercata. Stupeficium. Sì, così si divertono. Posso dire che Frafrogo un'animazione in più la poteva fare. E tu, invece, cosa pensi? Ma a me piacerebbe un botto parlare il napoletano stretto. Se c'è qualcuno di napoletano che ce lo vuole insegnare, io sono disposto, cioè fighissimo. Lui era un tipo in gamba. Con la gamba. Non si sarebbe mai messo in pericolo volontariamente. E neanche Luca. Chi è Luca? Sai che non lo so. Non scugniz. Ma chi è? Luca è... Non pervenuto. Faccero cazzo. Prova a prendere questa, Lucy. E sto è pronta. Con questa c'è la musica neanche. Boh, oddio, nel pozzo. Stronzo però. Ma falegname. Hai capito Luca. Che sono vero loro due? No, Luca è il figlio del fornaio. Sbagliato. Chi sono? Me contro te. Perché? No, sto scherzando. Perché? Ma non lo so, in base a cosa. Con le voci che... io non voglio più grazie giocare. Grazie a Carmen che regala 5 abbonamenti. Ci porta 650 abbonamenti. Grazie. Complimenti. Così si fa. Vabbè, cioè hai appena mastic. Pagato il pranzo di lunedì. Oddio, non penso che no, ne un po' di più. Tipo molti, no, allora, anche se arriva Laura Gianni mi sa. I nostri pranzi non li paghiamo, no, con le live. Però oddio. Sicuramente ah, no? Può aiutare. No, secondo me sì. Minchia, un punto chiave adesso. Un po' ristretti, forse sì. Forse. Buon appetito, grazie. Buon appetito a. È un punto. È il finale questo? No, forse finisce il capitolo 4. E quanti ce ne sono? 5. Ma scusa, Cesi, posso essere sincero, ma te chi te lo fa fare di stare qua con Nick a fare le coro quando puoi andare a casa a spazio? C'è un traffico allucinante. Veramente? È un incidente? Eh? Beh, un incidente. Credo di sì. Sta succedendo un macello. No, 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 vedi che mi perdo tutta la storia. Passa qua. Passa qua. Wow. Uy. Anche perché secondo me è la fine del... Non quanti microfoni parli tu, Tony? Tre micro. Sta succedendo la macchina. Comunque non ho capito. Cosa è successo? Non ho capito. E va nel bosco. Sei tu qui, secondo me. No, ma non mi hai fatto fare... E no, ho fatto niente. Veniva da questa parte. Papà si preoccuperà. Dovrei tornare subito indietro. E mi sto viscendo addosso. Io ho, ti giuro, da tutto il giorno una palla che mi esce dalle mutande. E ho chiesto a Cesare come sia possibile. E mi ha detto che in base alla temperatura le tue palle sono più flosce o meno. Vabbè, era, era quel problema intimo che ti dicevo, ma me l'hai tirato fuori così. Bello questo, molto bello. Ma ti perdi. Ti perdi l'atmosfera, eh? Cazzo, mappa nuova. Una nuova mappa. Ah, vabbè, che facciamo mappa. Che poi mi racconti. Bellissimo, però va bene, ti racconto. Che MasterChef. Lo so, ma io lo guardo. Noi ragniamo è per guardare MasterChef. Però questo mentre aspettiamo Frank è veramente bellissimo. False informazioni. No, 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 parla qua, parla qua. Perché non ti sento, non so attivarlo il microfono. Tu hai parlato dello scroto, della regolazione dei testicoli. Sì, sì. Me l'hai detto tu? Ma è vero, non è falsa informazione. Non è falsa informazione. Assolutamente no. Lo scroto esiste per quel motivo lì. Per allontanare il più possibile, quando la temperatura corporea è eccessivamente alta, i testicoli dal tuo corpo. Ed è una delle parti più calde. Cosa? Lo scroto. No, il no, no. Sì, perché? No. Perché io tipo io questa non te l'ho detto. Io avevo visto nei film che si mettono sempre le mani lì perché è una parte calda del quello corpo. Quello perché tu sei un caliente. No, 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 te lo giuro, si mettono sempre le mani lì. Anche perché, tipo tu hai visto, sei sempre eccitato. Hai visto niente di nuovo sul fronte occidentale, sì. Ti presenti chi dice mettitela lì perché lì è caldo, perché per scaldarti le mani. Linguine che sono giunture cosce. È una zona molto. Non lo so, non lo so, me lo chiedevo. Vabbè.
eccessivamente caldo fuori, ci sono 12 gradi a Bologna. Vedi, è fatto volutamente, se fa caldo si allontana dal corpo. Infatti, no, temperature troppo alte nello scroto fanno male agli spermatozoi. Sai, è per quello che gli anziani hanno uno scroto che si srotola per terra. Perché? Perché devo... Perché si sa che gli anziani sono bollenti. Bollenti, sono mega bollenti, hai ragione. Vado a casa, vi saluto a tutti, fate i bravi, buona cena. Grazie. Guardate mille. Master Chef stasera. Cioè, te lo guardi? Sì. Secondo te chi esce? Vai, fai delle previsioni. Non mi ricordo chi c'è. C'è Wei? Ma era Francescone. Francescone deve uscire. Secondo me inizia che lo squalificano. Squalificano? L'hai detto, Mera. Secondo me inizia e dicono, visto l'ultimo episodio. Mera, lo squalificano così. Secondo me sì. Sarebbero bravi. Sarebbero bravi, è vero, sarebbero bravi. Chissà quanto ci hanno pensato, non lo so, vedremo. Non avranno dormito. A bello. Io, andiamo. Ma quindi hai fatto andare avanti? No, male. Non sono andato avanti. Ma si Che male. Allora, sì. Ah, sono io. Devo stare più attenta. È finito il scodimento. Cosa? Degli scoiattulus. Esatto. E questi cosa sono? Dei gerbilli. Bellissimi. È uno scoiattolo. Merda, sono bellissimi. Ma anche legale. I gerbillini, non credo. Solletico. Non so. Ma oddio. Merda, oggi. No, la bambola. La mia bambola. Cos'hai visto? No, dai, dimmi. C'era un animale aperto. No. Che cos'era? Hai capito cos'era? No, ma c'era. Cioè, tu vedevi tipo. Su, non so, così. Sì. Un quarto era pelo. Okay. Il resto era tutto budella. Schifo. Vabbè, perfetto. Piccola bestiaccia, quello è un regalo di papà. Tu. Ora vengo a prenderti, ti sagagno. Ma ti ha rubato la bambola. Ma potete picchiare gli animali in Hogwarts Legacy? Ma perché ha messo questa cosa? Cesare, non è vero. Te lo giuro, tutte le volte che entra nel suo zoo, gli fa il Wingardium Leviosa e poi gli spara le palle di fuoco. Cioè, ieri. Ve le faremo vedere. Questo uccello che volava. Mi devi procurare una clip. Ti devo procurare una clip. Cioè, no, l'abbiamo filmato, cioè su Around the Valley. Okay. Cioè, questo uccello che vola e poi c'è Cesare che gli fa bombarda, pum! E c'è l'uccello che pioppa giù. Cioè, ma perché ha messo questa roba? Non puoi toccare gli studenti, ma gli animali sì. Vabbè, ricordano un po' Ori, è vero. Che ragnatela imponente. Ma huge. La bambolina ce la riprendiamo. Sei mio. You're mine. Mio. Vabbè, niente. Però hai una spada ora. Mazzafusto. Sword. Ah, l'ha preso. Bravo. Tieni un ramo. Molto bene. A stick. Tieni un ramo. Un ramo. E adesso come lo raggiungo? Non lo raggiungi. Ah, cantando. Ok. E si sta trasformando. Tipo, perché ti dà un nuovo. Oddio. Ah, si è trasformato nel canto alla natura. Canto forestale. Cioè, vediamo. Senza rami bassi non riesco ad arrampicarmi. Questo allora è troppo scivoloso. Sì, ma io volevo cantare. Ok. E cosa cazzo canto? Come siete arrivati nella foresta? È successo. Sono no, sincero. Porca. Oh, la madonna. Ma cos'è? Devi chiamarci. No, Vez, ma cosa vuol dire? Ma cosa fanno questi? Ah, è un teleport. Ah, è una passaporta. Tostissimo. Però scusa, ci puoi andare però... dentro, fuori, come ti pare. Come faccio a tornare indietro, ok? Cioè, ci puoi passare più volte. Prova a guardare questa cosa. Scusa, cioè, fai una prova. Vai indietro, su. No, 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 no. A sinistra. Su. No, su, 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 su. Destra. No, che tu lì devi arrivare. Ah no, ok, devi arrivare. Cioè, capito? Ok, ce l'ho. Cioè, ce l'ho adesso, allora. Merda, che due coglioni, però. Ah, ok, tu devi partire. Cioè, tu il tuo scopo è arrivare qua. Sì, il mio scopo è arrivare lì. Ok, quindi falla da lì al contrario. No, ho capito, grazie al Perus, Frank. Però ma cioè, tu ragiona. Non ragionare da dove parti, ragiona da dove arrivi. Ho capito anch'io. No, perché vai? Devi ragionare da dove arrivi. No. Allora. E chiaramente tu devi passare poi da lì come ultima cosa. Andiamo. Magari non devo iniziare da questo nodo, Aspetta, faccio. Se faccio. No. Ah, ce l'ho, vai. Io anche. Ce l'hai? Sì. E non me lo dici? Da giù. No. Oddio. Come non detto, ritiro tutto, bravo.
hai voluto sfidarmi. Mi hai umiliato. Invece il succo di mela ha fatto. Mi ha umiliato. Effetto. Perfetto, tanta roba. Incredibile. Oddio. Ma abbiamo il potere della... la madonna, la pianta è cresciuta. Comunque ricorda un botto Ori anche questo. Ma è vero. Blu. Ma no, cazzo, anche lo scoiattolino è presente una citazione Ori, secondo me. Oddio, credo. Usare un canto della foresta può dare dei risultati inaspettati. Prova. Okay. Vi ho stupito, grande Tone, sì. Sì. Ma adesso che c'è la liana puoi salire. Ah, giustamente, posso salire, mi ricopro la mia bamboletta. Sì, però quanto pesa? Ma veramente, non lo capisco neanche io, non serve a niente. Non intendo arrendermi, quella bambola è un regalo prezioso. Ma chi ce l'ha regalata, la bambola? La mamma? Ma non mi ricordo neanche io. Tieni una liana, perfetto. Let's go, let's go. Forse è della mamma morta. Andiamo. Belli questi disegni. Pazzo. Fighi. Questo è bello. Questo faccione di pietra, uno strano incavo sulla fronte. Sembra molto antico, come sarà arrivato qui. Belli. Molto belli. Inquietante. Sì, è vero, concordo. Ma no, questo è inquietantissimo. Ma cos'è, una faccia che sorride? Un solido inamovibile sasso. No, ce la vedo solo io la faccia che sorride. Bastardo. Ma va troppo lento. Ma la devo intercettare. Secondo me no. Secondo me no. Come no? E non è quel tipo di gioco. È un punta e clic. Quindi dici che non la devo intercettare. Non è un gioco di quel tipo di abilità col pad. È un gioco di ragionamento. Quindi no, devi fare qualcosa. Bastardo. Secondo me devo premere gli X di fianco. No, secondo me devi interagisci con tutte le cose. Che c'è la lente, no? Inizia a interagire con tutte le cose. Ma magari si fa così anche le altre volte, è successo. Aspetta, non è che dobbiamo usare l'altro canto, no. Vedi, fate una trappola con la liana. Usa la liana. Secondo me la liana creare. Ah no, aspetta, la creiamo quindi questo. Un ramo più vetro più liana. Ramo più liana. Per me è liana. Vetro più liana, no, più ramo. Liana più vetro. No. Ramo più vetro. No. Vetro. Dall'albero c'è un altro oggetto da raccogliere. Perfetto, dice, grazie mille, andiamo subito a raccogliere. Vedi, anche Robinia dice che era caduto qualcosa dall'albero. Ah, anche Aurora, questo frutto si è salvato. Ah, che sono i frutti di cui si ciba sto bastardo. E allora? Perfetto, ce l'abbiamo. Ci abbiamo il caco, ci abbiamo la liana. Ci manca solo lo scoiattolo. Quindi ora se noi combiniamo, guarda qua. Liana con il frutto. No, liana col frutto. Dici, ok. No. Ma forse non devi combinare niente, devi solo infilarlo da qualche parte. Aspetta. Vedi se si può infilare. No. No, ma basta che guardi se c'è l'ingranaggio, non devi pigiare per forza. Comunque, secondo me, se tu parlassi, cioè interagissi con tutte le lenti di ingrandimento, magari ci darebbe qualche indizio. L'ho fatto, questo sasso ha un grosso foro che lo attraversa da parte a parte, sembra un tunnel. Grazie al Karos. Aspetta, forse magari... No. Il ramo con il frutto hai provato. Il ramo con il frutto. No, niente. Aspetta, ma giù. Lanciate il frutto sull'animale. Non si può. Questo tronco sembra squarciato dall'interno. Mi mette a disagio. Okay. Andiamo avanti. Aspetta, perché qua. Questa chiocciola è davvero grossa. Boom. Stacca è la parte via. Fondamentale. Perfetto, abbiamo un chiocciolone. E quindi ora è pesante, ok, qua. Quest'albero cavo è più bellissimo comunque questo ambiente. O perché mi aveva frantumato i coglioni stare sempre nella cittadina, oppure come anche perché la musica è cambiata. Ma era vero, ecco cos'è. Quello t'aiuto. Bravissimo, ma sa suonare anche il flauto, Richard. Bravo, caspita. Bravo, suonare con la tastiera. Aspetta, questa chiocciola qua la usiamo per stantuffare il buco. Sì. A mali estremi. Beh, era povera chiocciola. Mali estremi. Quindi ora io vado a intercettarla. Non ha funzionato, posso dire. Credo che usare una chiocciola come cavi. Che sono bastardissima. Però forse suggeriscono di combinarla. Di combinarla, in effetti, perché non è abbastanza pesante. Quindi noi. Ma dice Grimalda, non so se è vero. Richard ha fatto solo una canzone nel gioco, ma non ha mai specificato quale. Secondo me è la prima. No, che però scusate. Fatto? Oddio! Sembrava un'evoluzione di un Pokémon. O una fusione di Dragon. Ma l'abbiamo ucciso, mi sa. Oh. Ma no, comunque, se ascoltate l'una 2 su Spotify, è molto simile alla colonna sonora col piano. L'ha detto recentemente in una live, ok. Bene, così quel pezzo di merda non potrà più sfruttarlo come nascondiglio. Da Dios, dai, scappa fuori. Vai lì, infame. Vai lì. Cosa succede ora?
si è fatto furbo. Quando sei fottuto da un animale. No, però 22 chiocciole. Grazie mille, Susanna. Yuppie! Così si fa. No, tipo 22 chiocciole per riuscire a. Come cazzo fa? Non è che ne puoi prendere un'altra, effettivamente. Eh no, c'era quella. C'era quel chiocciolin. Quel chiocciolino. È interagito. Di vita. Sì, lì avevo già guardato. Aspetta un attimo. Allora. Vai al contrario di no. Devi bloccare tutti i buchi. Ma io. A me era questi chioccioli. Ma avevi notato che sono dei chioccioloni? No. Cazzo, bellissimi. Che con chi è gigante possono esistere chioccioli così grosse? Usate i frutti. Ma i frutti. Non ne abbiamo... Ah, forse puoi raccogliere altri. Posso raccoglierne altri, dite? Andiamo a vedere. Spiaccicato. Qua niente la pianta. Sì, abbiamo tappato un buco. Se io canto, no. Niente alla fine, Frank. Sto pensando. Aspetta, magari il ramo può essere. Esatto, cioè magari il ramo può essere messo da qualche altra parte. Tipo qua. È vero, ma non è che puoi usare il nuovo canto sulla chiocciola. Interessante. No. Però magari lo posso usare. Bravo, sulle piante. Per fare. No. Ah, magari dall'albero ti fa cadere altri frutti. Interessante, andiamo a vedere. No. Porca. No. Palla. Andate avanti, vedete se c'è qualcosa da trovare. Ci siamo già stati, però non siamo stati qua. No, non c'è niente neanche qua. Quando oggi non c'è niente. Qua prova niente. Anche qua a usare un canto se ti fa. Guarda, qualcosa diceva. Questo tronco sembra essere squarciato dall'interno. Però non c'è niente. Prova a destra. Prova un canto qua. Dice quest'albero cavo il più inquietante. Non è che devi cambiare buco che hai tappato. Eh no, perché non me la faceva riprendere quella chiocciolina. No. Magari potete scuotere l'albero e ne cadono alti. Raga, fate il giro al contrario. Fai il giro al contrario. No. Cambia un cazzo. Ah sì, non avrebbe senso. Dai, ragionate, chat, mannaggia. Mettete il pezzo di vetro nel coso al centro. Ah, fai un giro col pezzo di vetro in mano, vedi se c'è qualche punto. Questo l'ha letto palesemente. Sì, l'ha letto palesemente, ma in base, A quale. Ma non c'è neanche l'incastro. Vabbè. Ma non è vero che si incastra bene, lui si... Vabbè, io... Ma questo non ha senso. Quindi scusa, adesso lui esce. Ma lui non ci andava mica. No, lì non ci andava. E quindi... Ah, no, fa solo da... Sì. Prova a cantare. E prova a prendere un altro oggetto in mano e rifare il giro. Prova la liana. Così allora, però. Fai un giro con la liana. Liana no, liana no qua. Liana no qua. No. Su quello in mezzo non fa niente. No. Prova a parlarci adesso che togli la liana. Non ti fa parlare adesso. No, no, non cantare, cioè interagire. Una volta ho sentito che un vetro su sfondo scuro diventa uno specchio. Sembra vero. Nel tronco dell'albero. Cantate allo scheletro quando corre. No, non si può. Dovete coprire tutti i buchi. Ma come fai? È un casino. Dio buono. Io nella mia vita, alle 7, potrò stare dietro uno scoiattolo di merda. L'ha detto Frafrog in un suo video. Cosa Roby? Cosa ha detto? Cosa dice? Avete combinato la lumaca del frutto? Sì, ok. Aspetta la coda però. Il ramo è andato da qualche parte, dicono. Lanciate un sasso allo scoiattolo, non abbiamo sasso. Sto impazzendo. Del vetro su sfondo scuro che diventa uno specchio. Ma che indovinello è? Non capisco. No, ha detto che l'ha detto Frafrog in un suo video. Però effettivamente può essere vero. Non riesco a provare. Non bisogna, vabbè. Ci vuole lo schioppo, è l'unica soluzione. Anche se... Cammina bene vicino ai lati che magari c'è qualcosa, ok? In effetti è vero, i lati spesso ci hanno fregato, lo ammetto, in questo gioco. Ci hanno più volte fregato, ma non c'è nulla. Aspetta qua. Ma prova qua. Liana. Tu dici qua? Proviamo. Perché no? No. Ok, qua no. Oh, lì. Comunque non è difficile, cioè ci dovrebbe essere due combinazioni, non capisco. Accio scoiattolo. Ma cosa? Vada che dà. No.
E torna su dall'albero. Ah, Nicole dice: usate l'aliena quando è dietro all'ultima roccia, perché lì si intravedeva la coda. Magari riesce a prenderlo. Non credo funzioni così. Però in realtà, in effetti, tu dici... Ma no, perché appena ti avvicini scappa. Allora adesso va lì, no? Ma appena va lì e scappa e è finito. Infatti quello. E vedi, non puoi fare niente. Prova la canzone sulle radici rosse di destra. Ma l'avevo provato. Sei sicuro? Sì. Perché mi era già venuta questa intuizione. Oh mio Dio! Ma il rametto non si può mettere nel buco. Anche secondo me io lo avrei ficcato nel buco. Mi sembrava. Hai provato molto... entrambi i canti. Che? Ah. Fa niente. Niente. No, mi spiace. Per forza l'albero. Allora ricordiamo che per forza si va solo al cesso. Però. Verissimo. Vuole allora, qua provare. Forse magari ci siamo persi qualcosa, no? Ah, ma hai parlato con la lente con l'albero? Esatto. Mi sono sbagliata. L'ho vista crescere e poi morire. Qua non c'è. Aspetta! Qua c'è il buchetto. C'è un buchetto qua, eh? No, non c'è un buchetto, non c'è niente. No, qua ci sono solo queste due cose qua. Usate l'aliena per prendere i frutti. Ma l'hai già provato? Non l'avevo provato. No, non c'è niente, raga. L'altro va un po' più a sinistra. Mi potrei sbagliare, ma a sinistra mi sembra ci sia una strada. No. Cazzo, non è come lo spaventapazzi. Anch'io ci stavo pensando, però. Gli alt F4. Mi incazzerei molto. Le BRB servono per selezionare quale lente di ingrandimento quando ne hai tante. Oh dai, ragazzi. Perché siamo così stupidi? Ma infatti, ma non è stupidità. Ma sono alcune cose che non hanno senso. Non c'è proprio. Non c'è una logica. A me piacerebbe che ci fosse. Cosa sto sbagliando? Magari non ho premuto qualcosa. Però non è che puoi interagire con la lumaca. Non so. Prova a interagire. Andiamo a rivedere la lumaca. Scusate. Perché dice. Scusa, Gian. Io proverei a interagire con le lumache giganti, con Liana o Ramo. Le avete salutate? Le abbiamo provate tutte. Com'è possibile? No, le abbiamo già provate tutte. E ricordiamo che quando funziona l'interagire con gli oggetti, viene un ingranaggio. Esatto. Perché magari non se lo ricordano. Qua non è che c'è una strada, no, niente. Però devo dire la musica è molto più rilassante. L'apprezzo molto di più. Non mi sta dando sui nervi. Perché è più allegro. Poi tutto il resto mi sta uccidendo. Però. E questi non si possono combinare. Non si possono combinare. C'è la lumaca da riprendere, dice Marisa. Ma non si può prendere. E come la faccio a riprendere? Scusate, ragazzi. Mi sembra che la chioccia stia facendo il suo lavoro. Restare dov'è? E non la posso mica... Salvataggio. Iniziava a fare uno schemino. Dovete prima parlare con tutte e poi forse interagire. Ma l'abbiamo già fatto. Non l'hai già provato? Sì, le ho fatti tutti, inquietante. Questo qua diceva un enorme masso, esatto, lì. No, finché non li sai tutti a memoria. Di solito è in fuori come questi che si nascondono i serpenti o gli scoiattoli, ok? Canto sui rami rossi l'abbiamo già provato. Ragnatela all'inizio, non ho presente cosa intendiate, ma... ne abbiamo provate tutte. Non avevi parlato con i rami rossi? Niente. Colpa nostra. Cosa ti hanno detto i rami rossi? Me lo diranno adesso. Lo so. Frank, ho capito. Mi sembrava di aver parlato con tu. Porca la puttana. Attacco al biondo. No, me lo merito, scusate. Che cazzo è? Ma cosa vuoi? Perché questo ti manda lì. Ma non bisogna andare lì. Non bisogna andare lì, bisogna andare là. Tosto questo, Tosto, Ma come fai, scusa, a non andare lì, però? Com'è possibile? Devi... Difficile. Niente, è entrato in competizione. Ce la farà in qualche maniera. Buona fortuna, Frank. Ti lascio qua. Arrivo domattina, mi raccomando, aspetta l'idraulico. Questo è tosto, Bello però che ci siano queste piccole modifiche. Frank ce l'ha, sì, ce l'ha.
Frank Tanna. Ma io Frank ce lo vedrei benissimo in un programma su tipo la Rai, in quel in quei giochi a premi. Cioè, secondo me è proprio adatto. Lo vorrei vedere tipo su un reazione a catena. No, proviamo una cosa, che vai, devo capire questa roba del rosso. Allora, se ne metti uno qui. Dove? Lì. E un altro lì di fianco. Dove? Di qua. Ok. Ti giri una volta a destra. Ok, lui non gli va bene perché sta di nuovo diventando rosso. Ma com'è possibile che lui diventi rosso? Perché fa così e poi da qua va lì e diventa rosso. Ok, ok. Quindi dobbiamo interromperlo lì. Ok. Quindi uno lì, uno lì, dobbiamo girarlo a destra. Quindi ne metti uno qua. Dove? Qua. Qua? Sì, okay. E uno... Anzi, ho sbagliato. Vai una volta a sinistra. Ok, mettine uno lì. Dove? Lì. Qua? Sì, vai una volta a destra. Ok. Vado a prendere altro scodimento. Cosa devo dire? Qua... Veramente bravo. Frank sei in tutti noi, veramente illegale. Si libera il masso, perfetto. Ogni canto nella foresta ha un effetto unico. Ah, ok, bella questa cosa. Molto carina. Quindi le statue cosa serve? Bene, ormai non ha più dove nascondersi. Ok. Porca troia, preso! Basta. No, come vola? Bastardo, ma che due coglioni, ma ce n'è sempre una. Mera, che essere è? Piccolo stronzo. Andiamo subito a prenderlo. Non me l'aspettavo. No, dai, di nuovo, non è servito a niente. Eccolo lì. Ok, qua usiamo la liana. Tutto per una fottuta bambola, veramente. Coraggio Lucy, devi recuperarla, va bene. Vabbè, possiamo andare. Ha dato il 5 all'albero. Bello. Oh, bello, finalmente la roba che mi piace questo ambiente. Sì, sì, proprio il classico scoiattolo volante, proprio quello. A un certo punto... Frank. Io poi però vorrei anche tornare a casa. Ah, ti porta Nick. Perfetto. E a un certo punto ho incominciato a volare. Cosa vuol dire? È volato dentro questa caverna. Eccolo. Ma basta, dove sta andando? È così buio qui. Non vedo dove metto i piedi. Si torna a casa, in qualche maniera si torna sempre. No, questo non ricorda Ori, ricorda quell'altro gioco. Che gioco ti ricorda? Dai, quello sempre di quello stile, quello scheletrino. Quello scheletrino, Grim Fandango. No. Ma non lo so. È bellissimo. Però. Hai chiesto un punto e clic, allora ho detto quello scheletrino. No, stile, stesso gioco di Ori. Ah, Limbo. No, vabbè. Ma no. Nightmare, no. Non so. Hollow Knight, ok. Ah, ok. Un po' sì, è vero. Anche lo stile dei personaggi, in realtà, ricordo. Oh, ma finalmente... Oh, merda, i mostri! Se fosse stata più corta la prima parte, cazzo, questa parte... Figo. Sì, questa parte è molto figa. Belli anche i mostri. Cos'era quello? Oddio, era enorme. Scusate, ho sbagliato interpretazione. Potrebbe essere un mostro. Sarà andato via? Non lo so. Molto bello però il mostro. Mi ricorda un botto il mostro della città incantata. Il bello. No, non è vero, non me lo ricorda più. No, è qui. Ok. Io spero però che questi mostri abbiano un significato che non capia. Attenzione. Questa? Aspetta, macio. Sicuramente viene giù. Il finimondo. Non succede nulla. Ok. Ma non hai parlato con... Ah no. Con chi non ho parlato? C'era una lente di ingrandimento alla tua sinistra. Da questa finitura sembra passare. Ma era bellissima la luce. Mega creepy. Ok. Finalmente bella. Bella, mi piace. A me ricorda un po' il pianeta di Darth Maul. Lo stai guardando? Se fosse uno smile nascosto, ma ho sbagliato. Minchia. Fine. Confuso. Pezzamaccio. Quel mostro? Sai che sono qui? Aiuto!
Devo trovare un modo di uscire in fretta. Proviamo ad andare qua. Ah, bello questo. Ok. Oddio, non sto capendo per la prospettiva. Sempre la stessa cosa. Ma tu prima eri dentro qualcosa. Prima ero... No, cioè sono entrato in questo tunnel. Cioè, non c'era, non era caduto uno scheletro? Sì, 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 sì. E non si può prendere? No, non credo. Perché? Cioè, cosa devo fare qua dentro, scusa? Come non finiamo stasera, Robinia? Oh. Adesso. Aspetta, posso andare ancora più... No, non capisco. Perché non hai preso lo scheletro, vedi? Ah, devo prendere lo scheletro. Per vado a prenderlo, vado a prendere. Un click, è una cosa. Vado indietro, quindi. Aspettate. Devi andare giù. Eh no, devo andare indietro. Qua su, esatto. Ok. No, ok, 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 sto cercando di capire. Il teschio. Quindi piglio il teschio. Ok. Ah no, c'ha ragione, c'ha ragione. Tieni un teschio, va bene. Vediamo se lo posso già combinare tipo con il ramo. Fa molto sotto sopra, no, di stringer. Vero, un po' sì, un po' sì, bello. No. Che cazzo sto facendo? La liana con il teschio. Bomba. Ottieni un uncino. Ah, okay. Ok. Ok, interessante. Tanta roba. Quindi andiamo di qua. Andiamo qua. Merda, ma sto mostro gigantesco. Ok. E una volta qua, dove possiamo andare? Forse possiamo andare di qua. Qui c'è una strana scanalatura nel legno. Ok. La madonna, salute. No, questo non lo posso usare. Se uso il ramo, non lo posso usare. C'era l'ingranaggio? No, 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 l'ingranaggio non c'era. L'ingranaggio non c'era. Simonamente. Se tiro questo? No. Se si tira l'uncino? No. Anche secondo me l'uncino potrebbe usare... No. Perché? Che fastidio adesso che ti fa l'ingranaggio anche se non lo puoi infatti, usare. Infatti, quello è un po' fastidioso. È cambiato il gioco. Quello è un po' fastidioso. Però siamo arrivati qua e non ci serve a niente. Uncino sull'albero. Anch'io ci pensavo, però non mi funziona, raga. Ragazzuoli, non funziona. Mi sembrava barocca. Beh, ma dobbiamo tornare indietro. Uncino sull'albero. No, 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 scusate. Andiamo qua indietro. Allora, sarà sicuramente da usare l'uncino qua da qualche parte, però non so quale parte. No, perché qua c'è il coso. Però scusa, mi sembra strano tornare indietro. Ah, fai vedere che strumenti no, hai. No, cazzo, dovevamo cantare all'albero. Oh, palesemente, no, siamo dei scemi di guerra. Canta, c'avete ragione, brava Aurora. Andiamo a cantare. Mi manca già Sanremo, è stato veramente bello. Non vorrei dire, ma c'è Nick di là. C'è Nick di là? Con la telecamera in mano, che la fissa. Cioè sembra tipo... Era poi con questa musica in cui... È un po' strano. Merda. Cioè sembra tipo posseduto. È un po' nel suo mondo. E no, è là al... Sì, vabbè, smontami tutto però, scusa. Staccato. Hai staccato le cuffie da qua. Ma perché io ho queste cuffie? Ma io non... Che sei scemo. Ma certo. E devi rimettertele. Mi è venuto in mente adesso. Devi attaccarle là. E vabbè. Oh, merda. Mamma mia, che relax. La mia vita è cambiata. Grazie mille a Silvia. Grazie, Yuppie. Silvia. Nick, cazzo fai? Boh, non lo so, ma lasciatelo. aspetta, ma se noi cantassimo alla liana? Potrebbe essere un'idea? No. Se cantassimo al mostro, no. Prova sempre entrambi i canti. Anche se ha poco senso perché uno è un lucchetto. Però un lucchetto che hai visto che si è trasformato con una liana sotto. Cioè che c'è questa lianetta. Canta dove c'è l'ingranaggio. Forse devi tirare la liana così distrae il mostro da un'altra parte. No, non ho fatto. No. Dai, spremetevi. Comunque assurdo, quante volte ci siamo bloccati? Ha provato un cino sulla liana? Sì. Devi tornare alla prima fila, dice la Lulu, e aspettare che non ti vede passare. Cioè, quindi qua. Ok, poi. Forse quando apre gli occhi vuol dire che t'ha visto. Scusa, è un po' no, perché era richiuso. No. No, perché lui poi mi... Il cambio sul salta. Mostro, secondo me no, è troppo lontano il mostro. Cioè, proprio su un altro piano. Però lui qua non c'è. Qua lui torna qua, io vado dall'altra parte, ma mi schiama subito. No, certo. Se però premo la... No, porca la puttana, dove è andato?
Però l'aliana servirà a qualcosa. Scusa un attimo, se io faccio... Ma quindi sono tante liane. Sono tante liane. Quindi forse cosa, dovresti provarli su tutti gli strumenti. No, guarda, secondo me la liana è quello che lo distrae. Però è sempre... Vedi, sono più liane. Forse devi trovare l'ordine giusto di liane da attirare. Più a destra c'è qualcosa, boh. Sei andato tutto a destra. Ma mi becca subito. Cioè io non posso. Ma lui uscire. Ti fa qualcosa. Lui mi rimanda indietro, vedi? Ah, scusa. Ora qua, boom, è rimandato indietro. Allora, aspetta, torniamo indietro. Torniamo al primo. Vediamo un attimo, Incredibile comunque. Ci vorrebbe qualcosa tipo che lo distraesse. Esatto. Come potrebbe essere. Mettili la liana, sgrana gli occhi. Ho visto anch'io che sgrana gli occhi. Sì. No. Cantare. Quindi ora posso andare di qua. Ok. Quindi allora devi aspettare, tipo. Sì. Però scusa, da qua è stato un gioco stealth. Da dove siamo? Ah, no, da qua siamo arrivati. No, siamo arrivati da qua. Per passare da una parte all'altra, dice Sophie, dovete aspettare che la luce rossa per terra si spenga. È un classico cascaroba stealth. Ah, ma vaffanculo. Scusate, raga, ma i neuroni qua sono quelli che sono. Aspettare. Sì, adesso aspetto. Quanto bisogna aspettare? aspettiamo. Vediamo le liane e... Sì, ma non mi sembra. Sa che avete toppato. No, magari non hanno toppato, nel senso che magari non lo devo far qua. Cioè, magari devo farlo qua. Tipo, lui adesso, vedi, indaga. Non è che se tiri la liana lui si muove? Però... Che cazzo serve tirare la liana? Secondo me no. Cioè, magari sente un rumore. No. Anch'io la pensavo così, però... Provare l'uncino, hai già provato. Sì. No, secondo me forse è solo sulla roba indietro. Quindi lui in teoria ora dovrebbe passare e andare verso destra. Infatti, ok. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Cos'è quella roba? L'uncino, secondo questa me. Questa è una sorgente, sembra ostruita. Esatto. Vai con l'uncino, tac. Ok. Siamo un po' fessi noi. Un po' complesso, però. Vero, però ci si poteva arrivare. Dai, questo glielo giustifico perché siamo stati un po' scemi. Ci sono ancora dei detriti che bloccano la sorgente. Ecco, queste robe mi fanno invece incazzare. Perché allora non è servito nulla. Prova col ramo. Ma se continuo? Ah no, non ha senso. Invece vedi, non devo dare nulla per scontato. Vedi, questo devi farlo due volte. Questo scorretto, ma ormai ho capito che il gioco è scorretto. Non si fa. Però ribadisco, la classica frustrazione di tutti i punti e click. Questa? Tutti quelli che ho provato. Tu che hai giocato eri frustrato così. È sempre roba che tu dici non ha un cazzo di senso che si faccia così. Però. Quindi ora scorre l'acqua. Se scorre l'acqua, cosa potrebbe succedere? Il problema è che non cambia niente. Cioè quelle... Ah, però scorre. Aspetta, e va verso vedere, il là. Esatto, va verso il là. Quindi torniamo indietro. Giù. Il gioco è scorretto come te. Sì, è vero, verissimo, assolutamente. Allora, quindi andiamo per Quidditch. Ah, merda, guarda che germogliato. Oh, la madonna. Let's go. Si sale e naturalmente... Ah, merda. Bellissimo. Adesso puoi passare. Fighissimo. Questo bello. Questo bello, questo carino. Quindi se lo uso qua, fa la stessa cosa. Okay. Per quando devi tornare indietro. Delle radici secche di un colore bluastro. Devono essere rimaste a lungo senza. Bellissime comunque le ambientazioni qua, mi piacciono un botto, sì. Devo ammettere. Devono essere rimaste senza acqua. Quindi tu devi fargli arrivare l'acqua. Ok. Allora intanto sono anch'io. Però cantare. Cazzo. Indietro subito, torna. Bravi, bravo. Ma l'hai letto? Oppure? Ok, l'hai letto. Continuo a dimenticare. Oh mio Dio. Con nomi di puttana. L'hanno complicato, Aspetta, bisogna capire cosa cambia. No, bronzo con bronzo, argento con argento. Però è tosta, cazzo. Merda. Che scesa. Mamma mia. Che
Infame forte. Ce l'ho. Parti da sinistra. Da sinistra, ok. Ok. Destra, giù. 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 Ok. Destra. Esatto. Ok, bravo, bravo, bravo. Dai, dai, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Siamo belli concentrati. Ok. Beh, veramente, cioè, tutte le mie energie. Abbiamo qua. Mezz'ora. Come abbiamo mezz'ora? Ce la facciamo. Ma siamo ancora in capitolo 4. Ah, guarda, guarda che si è attivata l'altra pianta. Bellissima questa cosa. Però non possiamo andare nella caverna, no, ok. Ah no, aspetta che devo tirare qua il ciuffolo. Tira il ciuffolo. Guarda, sempre i frati che tirano il coso per le campane. O perché? Passiamo di qua. C'è ancora Nick? Sì. No, dai, è inquietante. Ma che cazzo sta facendo? È lì ipnotizzato. È là dietro nella scrivania, su una postazione. Cioè, assurdo. Quando comunque si infotta con una roba, non lo sa. Altro mi fa tristezza. Ti fa tristezza. Vuoi chiamarlo qua? Boh. Quindi io ora tiro questo, gli fa il ciuffolo 2. Ciuffolo 2, andiamo qua. E o cantiamo la pianta, penso che dovremmo cantare. Ah, aspetta, dobbiamo. Sì, ma puoi leggerlo una roba. Sì, scusami, scusami. E la Madonna. Io ancora non li ho capiti. Cioè, fate voi. Ma era con 5 ingranaggi da uccidersi. Che dramma. Che scesa. Ma si è allungata la radice blu per cosa? Perché abbiamo fatto arrivare l'acqua. Questo mostro è intossicato, sì. Due palle sti giochini. Valentina, sono abbastanza d'accordo. Questi giochi, minigiochi me li segnerò la notte. Ma infatti stasera Frank li risolve sognando. Ma basta fare la parte sinistra. Che mi piacerebbe aiutarti, ma non so proprio da dove incominciare. Se tu sposti quello lì, lo fai un a destra. Niente, è stato un piacere, grazie a tutti quelli che si sono abbonati, live veramente un attento dietro di te, con questa musichina ammetto che è inquietante, pensare che c'è ancora Nick che si sta studiando una camera in studio da solo lì così, poi sapete a volte Nick perde un po' il lume della ragione, quindi un po' mi fa impressione. Dai che ce l'hai Frank, dai, let's go! Forse? C'è qualcosa? No, non ce l'ho molto. Dobbiamo andare un po' a tentativi. Ok. Disperato. Mettine uno lì. Ok. Uno lì. Uno? Qui. Lì. Ok. E uno sopra. Lì. Gira due volte a destra. Ah, bravo, dai! Ce l'hai! Ah, ok. Da, torna. Aspetta, rimettiti come due volte così. A destra. Esatto. No, rimetti. Okay. E ok. E sì, dobbiamo andare un'altra volta a destra. Gira ancora a destra. No, gira a sinistra. Metti un coso di. Gira a destra. Bravo, e allora ce l'ha fatta il grande Francone. Dai. Bravo. Quindi ora questo qua nutre la pianta. Vedi l'aliena dietro. Via. Quindi noi ritiriamo questa. Tac. Boom. Comunque, cioè, non capisco se davvero nessuno ha ancora capito perché funziona. In che senso? Cosa girare per farle. Io non l'ho ancora capito. Io ancora guardo e non me lo riesco a spiegare. Per me sei un mago. Boh. Letteralmente un mago. Perché è una cagazza. No, lo so, ma mi piacerebbe aiutare, ma ancora non ho capito. Ma me lo spiegherai in. Allora, qua dice. No, e la madonna. Quindi un altro. Tag, so, quindi, non so cosa. Vai. No, niente vinito. No, niente, oh mio Dio. Ah, mera, c'è però anche salvata. Un'altra porta con la runa. Ma non vedo maniglie, sono un incavo dalla forma strana. Forse ci devi infilare il ramo. No, avevi detto il vetro. Aspetta, non c'è una forma. No, è una runa, è una runa. Una sorta di chiave. Vedi un rombo, però. I miei esami dell'uni sono meno complicati, mi fa piacere. Boh. Questa liana è molto più lunga delle altre. Bettamaccio.
Povera bestia, un po' mi fa pena. Ah, e vedi, però qua c'è sempre questa runa. Difficile, eh? Non saprei minimamente cosa posso fare. Io sono un po' perso. Perché ora non, sicuramente tornare indietro mi sembra una cazzata. Che strumenti abbiamo? Abbiamo solo un ramo. Abbiamo solo un ramo. E il ramo non hai provato con tutto e non ti fa fare niente. Non mi sembra. Ma poi. Come cazzo facevo a capire che questa era una stradina? Sembrava il bordo della grotta. Sì. Cioè. Però va bene, per fortuna che. Vabbè, per fortuna che per culo. Vabbè, devi rifare un altro puzzle, vai. No. Secondo me sì. No, questo si apre easy. Ah, non puoi perché devi. C'è il gatto. C'è il rosso. Devi. E come faccio? Tira la linea. Ah, ok, con questa. Ah, ecco perché è più lunga. Perché lo stantufa per un botto. Esatto, io corro. Adesso vai. Veloce. Tac. No, ho sbagliato. Ok. No, è tornato. Vabbè, no, ma me la dà. No. Sì, me l'ha data. Però devi. Cosa devo fare? Devi rifare, non ti fa passare. Cioè? Se tu devi andare di là. Ah, merda, ma è lì. Ma non ti fa passare perché c'è. Devi ritirare. No! Ah, devi te lo fa rifare. Dai, vai veloce. Ce l'hai. In che senso? No, tira la liana. No. No, visto la liana si è seccata. Canta sulla liana. No, vecchio. Che vuol dire? Qua. Ok. Ah, qua. È sbucata sotto. Ok, che merda. Mi ero già impanicato tantissimo. Ok, let's go. Tanta ruebas. Si va avanti, signori, con la runa. Fico. Grande. Chissà però usarla dall'altra parte. Perché anche dall'altra parte avrebbe avuto qualche risultato. Ah, io sento Nick. Non so perché sento Nick. Sono fuori. Finalmente. Oh, merda. Che è successo? Ragazzi, c'è una conferenza stampa del Consiglio dei Ministri in diretta. Te la recupererai, dai. Non ci vedo nulla di domani quando viene l'idraulico. Intanto tu sotto con la conferenza dei ministri e tanta roba. Di cosa parla? Non lo so. Ah, ok, non era annunciato, non lo sapevi. Okay. Me le perdi, non avendo i social. Oh, siamo nel momento forse più. Minchia. Era peso, si va sempre più in basso. Allora, ricordiamo, è vero che sta facendo tutto questo per una bambola. Oh, veramente? Sì, per una bambola che ha perso. Per quel fottuto scoiattolo. Papà. Devo dire, qua è inquietantino, vedere tutta lei dolcina. Invece. No, bello, ma era bellissimo. Oh, qua. Posso prendere tutto? Ma era lì tocca. No, cazzo, una combinazione. Comunque posso dire che, cioè, guardando i video di Frafrog, non mi sembra lo stile di Frafrog. Non. Cioè, tu pensi, vero, a Frafrog, no, non pensi a questo direi stile. Direi molto di più Richard tra le due. Sì, perché è cupo. Sì. Però dico come tipo di disegno. Come, no, colori, come. Sì, è vero. Texture. È vero. Non c'è. Quindi, sono comunque. Aiuti. Ah, cosa? Bisogna. Io queste cose le odio. Ma come hanno fatto a mettere i minigiochi più fastidiosi della terra? Quanti sono? 6. 6. Quindi devi mettere nell'ordine giusto. Sì. Sono disposizioni semplici di 6 elementi. K6. Qualcuno che ha fatto calcolo combinatorio. Ah, merda. Guarda. Aspetta. Cosa ce l'ho fatta? Ce l'ha fatta. Ma no. No, perché avevo fatto. Che palla, madonna mia. Ma se gli posso cantare? No. Cioè, allora. Vabbè, andiamo a tentativi. Penso siano un bot di tentativi. Dici? Perché è 6 fattoriale, secondo me. Ma cosa vuol dire 6? Ma mi parli in italiano, Frank? Nel senso che tu una volta tu hai 6 elementi, una volta che premi il primo ne hai altri 5, poi 4. Quindi è 6 per 5, per 4, per 3, per 2, per 1, è 6 fattoriale. Ma poi non capisco, cioè non capisco. Hai 720 combinazioni. Cosa?
No, ma non è vero, ma non sarà possibile. No, però vedi che quando io ne premo uno se ne spegne. Ma io penso. Aspetta. La lente a sinistra, dice Aurora. Va bene la lente a sinistra. Guardiamo la lente a sinistra. Non ci so. Ah, vabbè, allora però anche tu. È importante. No, però non ci so niente adesso. Ma se prima vedi che ti dice. Ah no, che abbiamo fatto. Ci sono infinite lenti in questo gioco. Mi fa sentire così stupido. C'era quasi tonno. È vero, prima ne avevi beccate. No, ma non è che c'ero quasi. Perché praticamente se premo questa qua. Ah, ma uno attiva cose di. Ah sì. No, allora è un'altra roba. No, capito. Cioè tu. Scordatevi le disposizioni. Allora, aspetta, devo spegnerli tutti. No, devo spegnerli tutti, se no non capirò mai. Ed ero arrivato a questo punto. Però adesso, guarda, io premo questo, si accende questo qua, ma si spengono tutti. E ok. Se io attivo... ma se riprimi, aspetta, riprimi quello. Ok. Si accendono tutti. Sarebbe un folle. È un elicottero. Ah, merda, un elicottero. Non è che sia la finestra. Ma ti ho detto, aperta. Cazzo, è nel gioco, non capivo. Boh, vabbè. Ecco, adesso questo? Hai detto che c'è un... questo non c'è un... Un elicottero stanno dove siamo. Sì, perché... Ma come fanno a capire? Possono triangolare, magari non l'ha sentito a casa e dice, ah, cazzo, allora bastano tre punti. Il terzo... No, allora, aspetta, ci vorrebbe uno schemino. Prendi un foglio di carta. Intanto io lo risolvo col culo. Dai, ti prego, per piacere. Me la stavo per farci. Chat, per piacere, aiuto chat, aiutatemi. No, di nuovo come prima. Ma chi è il pazzo che mette questi giochini qua? Chi ha voglia? Allora. Ecco, arriva l'altro. Vai. 5 e 6. Allora, quello è il 2. Quale? Quello là è il 2. È il 2, ok. Allora, il 2 fa... Vuoi prema il 2? No, ok. Premami l'1. L'1. Allora, l'1 fa questo. L'1 accende... Aspetta, ma quello quindi non lo sta toccando. Sta toccando solo questi sì, due. Sì, quei due lì. Quindi l'1 mi accende... Il 3 e il 4. Mi cambia di stato questo. E mi cambia di stato il... no, il 4 e il 5. Scusami, il 4 e il 5. Però okay. Considera che quando accendo qualcosa poi si spengono. Ah no, è certo, perché cambia di stato. Pigiami il 3. Ti pigio il 3. Allora, il 3 mi cambia. Oddio, il 3 ha spento l'1 e ha spento il 5. Ha spento l'1 e ha spento il 5. Sì. Ok. Il 3. No, il 4. Quello il 4. Ma con la pianta hai parlato. Il 4 ti ha acceso. Ha cambiato di stato. Il 5 e il 6. Aspetta, ripremilo. No, cambia di stato 4 e 5. No, 5 e 6. Il 4 cambia di stato. Il 4 si spegne e il 5 e 6 5. Si accendono. Quindi cambia di stato 4, 5 e 6. No, però il 4. Ok, sì, che il 4 si spegne, ok. Anche gli altri. L'inverte. Sì, l'inverte. Poi il 5 ti. Che cazzo ha fatto il 5? Non ho capito neanch'io. Scusa un attimo. Il 5 ti... 2, basta. Prova a riprimere. Spostati. Sì, solo il 2. Solo il 2, sì. E il 5 stesso? E il 5 stesso. E lo spegne. Cambia di stato. Il 6... Ma potremmo fare questa cosa per un cazzo di minigioco? Sbagliato. Merda. Mi viene la rabbia, scusate. Mi viene veramente la rabbia. Aspetta, adesso avevi premuto il 5. Allora tutto. No! E rifare da capo. Allora. Qualcuno mi salvi! Qualcuno mi salvi, vi prego! Ma la lente dentro la pianta dice qualcosa? No, ci sono dei puntini. Dei cazzo di puntini. Allora, pigiami l'1. Allora, l'1. L'1 cosa fa? Cambia di stato l'1 e il 4. L'1 e il 4. Pigiami il 2. Ti pigio il 2. Il 2 cambia di stato. Tutti. Ok, pigiami il 3. Pigio il 3. Il 3 cambia di stato. L'1 e il 5. Dobbiamo accenderle tutte. L'1, il 5 e il 3. Me lo giuri, eh? Sì. 1, 5, 3. Ok.
Poi il 4 cambia di stato lui e il 5 e il 6. Poi okay. il 5 cambia di stato il 2 e lui. E il 6 invece cambia di stato il 6 cambia di stato lui e l'1. Io... Il problema è che non so cosa farmi di tutto questo. Però adesso capisco. Ci ragiono un attimo e capisco. Oh mio Dio, non è servito a niente. Ah no, è fondamentale. Devo capire un attimo come usarlo. Però, esatto, è binario, nel senso che ogni cosa assume 1 o 0. Vabbè, ormai c'è diventata questo dialogo è diventato tra qualcuno che sa e qualcuno che non potrà mai arrivarci. Cioè. Qualcuno lo vuole usare. Esatto, se qualcuno lo vuole usare, fate una foto. Allora, merda. Torniamo qua. Non riesci a rimetterli tutti spenti? No, ci ho provato anche prima a rimetterli tutti spenti, sarebbe stato bello. Allora, ascoltiamo. Azzera tutto, Fabio non si può fare. E se tu esci... Non posso uscire. Ma secondo me la situazione più semplice è questa. Ti sembra perché loro ti illudono. Che palla. Io intanto provo a provare a caso, cioè che il culo non fa mai male nella vita. No, allora ragioniamo un attimo, aspetta. Partiamo da caso, tipo sì. Così. Tu devi accendere il 4. Tipo. Ah, ce l'ho. No, non questo, scusami. Aspetta. Questo accende No. Questo accende. Questo accende questo. Quindi. No, non ce l'ho. Vai pure. Scusa. Ok. Allora, adesso ad esempio devi solo accendere quello. Ok, il 2. Sì. Allora, quelli che cambiano lo stato al 2 sono il 2 e il 5. Però okay. Se premi il 2 cambi di stato tutti. Sì. Quindi non lo sei. Il 5 cambia di stato il 2 e il 5 stesso. Quindi magari premiamo il 5. Ok. Adesso dobbiamo cambiare di stato al 5. Quelli che cambiano di stato il 5 sono il 2, il 3 e il 4. Allora il 4 lo cambia al 4 e il 5. Il 3 all'1, il 3 al 5. Proviamo il 4. Ok. Provo il 4, Ok, adesso devi accendere 5 e 6. 5 e 6. Non ce n'è nessuno che accende 5 e 6. Guarda caso. Ma, cioè, solo 5 e 6 no. Ma, allora ripremi 4. Ripremo 4. Ok, allora bisogna accendere il 5. Proviamo il 3. Ok, aspetta. Ok. Adesso dobbiamo accendere l'1 e il 3. C'è qualcosa che accende l'1 e il 3? No. Porca puttana. Però... abbiamo l'1. Premi l'1 che accende l'1 e il 4. Okay. Ok, adesso dobbiamo accendere il 3 e il 4. C'è qualcosa che accende il 3 e il 4? No. Perfetto. Però potremmo accendere il 3. Ok. L'avevamo fatto prima. Boh. Ok, adesso dobbiamo accendere. Attenzione, 1, 4, 5. C'è qualcosa che accende l'1 e il 4 e il 5? No. Niente. Mi raccomando, giocate i numeri all'otto. Però noi prigiamo l'1. Ok. E ora dobbiamo accendere il 5. Siamo tornati punto a capo. No. Allora. Oh mio Dio. Proviamo a premere il 5. Il 5, ok. E il 2 cambia. Cos'è che accende il 2? Qualcosa che accende solo il 2? E il 5 o il 2? Però il 2 è inverte. Allora, premi il 2. Proviamo a partire da tutto spento. Facciamo una cosa diversa. Allora, tutto spento. Ok. Ok. Adesso il 2 è spento. Allora, iniziamo accendendo. Noi dobbiamo accendere l'1, il 3, il 4, il 5 e il 6. Allora, pam pam. Ah beh, trova la combo di questi, esatto. Di questi 5 qua. Si incastrano, ci sarà una combo che li incastra. Allora, se noi prendiamo il 3, accendiamo l'1, il 3 e il 5. Però aspetta.
accendendo l'1, il 3 e il 5 ci mancano il 4 e il 6. Ok. Pigiando il 4 cambiamo di stato a 4 e 6, ma anche al 5. Però a quel punto noi... No. Allora, io farei tentativi come abbiamo fatto prima. È la cosa migliore. Andiamo a caso? No, che dicevi, proviamo ad accendere quello, che okay, quello non si incastra. Però poi lo non abbiamo risolto. Proviamo Fede Padawan, andiamo a caso. 2, 6, 1, 3. Quindi premo il 2? Ma che so, vai. 2, poi? 2, 6, 1, 3. 6, 2, no, 6. 6, 1, 1, 3. No, quelle... Ah, no. Ah, merda, però li ha spenti tutti. Ah. Ok. Facciamo il contrario. Anch'io ci stavo pensando. Quindi sarebbe... Eh no, perché ah, non siamo no. partiti da no, tutto acceso. Però è tanta roba a partire tutto spento. Ah, allora, allora, dimenticatevi tutto. Guardate da adesso in poi. Okay. Adesso è tutto spento. Sì. Ragionate, mi raccomando. Allora. Allora, tutto spento. Il 2 è però in realtà qua, tipo, devo girare quelle così, tipo. Sì, sì, no, ma l'abbiamo segnato che il 2 li cambia tutto. Minchia. Ma spiega il 2. Cosa vuol dire pigia il 2? Il 2. Ma allora non ha senso. Allora è sbagliato. Perché il 2 dovrebbe cambiare di stato a tutti. Sono contrariato da questa cosa. Loro dicono ripigia 2. 2. Pigialo di nuovo. 2. 6. Proviamo a seguire la chat. 5. 4 2 1 no. No, no. Allora, adesso abbiamo accesi il 3 e il 4. Il 3 e il 5 e 6, esatto. Madonna mia, ma come cazzo si sono sognati di mettere una roba del genere? Fuori di testa. 2, 6, 1, 3. Posso dire molto divertente. Io... Oddio, non capisco. Però quando poi ci riesci è figo. Cioè, è come il boss di Elden Ring. Te ti diverti col boss di Elden Ring. Io con quello mi diverto molto di più. Vabbè, però due. Hai messo un 2 di troppo, Frank. Sei. Ah, cazzo. Avete aggiunto un 2 in più. 3. È stato. Aspetta, perché l'ho letto da. Da chi l'ho letto? L'ho letto da. Elio Liberato. 2613. Sì, era lui. Era lui. Bravissimo. Bravissimo, tanta ruebas. Grande! Minghia. Ve lo dicevo dall'inizio, Fede Pado. Oh. Ah, questo. Tiriamo dentro. Io non mi sembra una grandissima idea, però mai l'abbiamo fatto. Non senti la soddisfazione? No, perché hai guardato la chat? No, perché ho guardato la chat. Sento la soddisfazione di non restare qua. Quindi ora questi fogli cosa ci facciano? Li mangi? Niente, portateli a casa e cerca di capirlo realmente. Perché? Esatto. Il motivo dietro esatto. tutto ciò. Urcala, bello questo. Sembra che siamo in un tubo digerente. Aspetta, magico. Urcala, è lì, eh. Ci siamo. Merpesissimo. Possiamo passare? Bellino, però. Ma chissà dove arriviamo. Ma quindi forse gli altri bambini sono realmente morti. Eppure stiamo ancora al capitolo 4, infatti. Aiuto! Lucy. Tesoro. Bravi, perché abbiamo fatto anche proprio la voce dall'alto. È una pozza. Ah, è una mega orma. No. Sì, sarà il quinto capitolo, mi sa. Ok. Ah, invece non è partito. Che oggetti abbiamo? Abbiamo nulla. Niente. Oh, bello. A me piace così. Tira dritto per la tua strada e finisci il gioco. Vai. Ma secondo me non ha 5 capitoli, Avevano detto di sì, non ho controllato. Porca la porca. Bello però, bellissimo. Grazie Giulia Horn. Grazie mille Giulia Horn. E questo che posto è? C'è un'iscrizione.
Della paura questo è il volto, anime inquiete sono in ascolto, ciò che è perso sarà donato, ciò che è respinto sarà rubato. Fuck! Fuck! Certo che infiliamo la mano, ovvio. Ah, bello, bello, bello. Qua a bocca della verità. Questi canti gutturali. Ah, mera, ma lei non ce l'ha la mano. Eh no, non ha pin. Infatti. No, non ha pin. Quindi siamo a posto. Giulia. Vabbè, che ori. Cioè, c'era... Non ho visto. Ah, mera, ma tutti sti co... Uè, 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 uè. Aspetta maggio. Non sto capendo niente comunque. Non... Io spero che ritorni un senso per tutti i suoi amici. Ho sentito uno strano suono. Anch'io vorrei un senso. Se non tornano. Sembrava una voce. No, non una voce, un canto. Ah, abbiamo una nota. Una nota? Ma che. Ah, quante ce ne mancano? È un bot. Beh, oddio, no. Questo ha sbloccato un canto, esatto. Ah, ma quanti sono i canti in tutto? È una melodia dal suono misterioso. Pare sia in grado di svelare i segreti. Ok. Revelio. Revelio! È quello. Revelio! Sì, è questa. Porca la... Ma è un dramma, è un dramma. Dai, 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 dai. Ma cosa... Allora, con A puoi accendere o spegnere gli occhi. Ok. Un occhio non può aprirsi se è già illuminato da un altro occhio. Ok. Attenzione, questi blocchi sono sensibili alla luce, non illuminarli troppo saranno guai. Ok, poi mi ricordo te che dicevi, ah, è Zelda bellissimo perché sono i rompicapo, i dungeon. Zelda sono quei rompicapo ma non sono fatti così. Io non li riuscivo a fare. Ma dai, non è vero. Io ti giuro, non capivo un cazzo di cosa dovessi fare, ho mollato per quello. Li devo illuminare tutti gli occhi, non mi ricordo neanche più. Sì, penso di sì. Ok. Perché non lo puoi illuminare due volte. Vabbè, però c'ero arrivato. Ero... Scusa, avevamo fatto questo. Anzi, così sei già a tre. Questo. E poi questo qua su. Boh. Oh, dai, questo è fattibile. Sì. Dai, questo... Ma cazzo, sei riuscito da solo. Beh, se ci sono riuscito io a prova di tonno, eh. Sì, posso. Illegale. Via, correre! Via! Verso l'uscita! Tommaso. No, Zelda comunque sono completamente diversi. È tutta roba. Io non ci capivo. Legata alla fisica degli elementi, i ghiacci, il fuoco. Fighissimi. No, no, non per vero. Anche come era. E poi sono quelle robe che sono semplici, ma ti fanno sentire intelligenti. Ah, poi io. Forse dovevo. Sì, sì, ho capito. Forse dovevo. Minimo di impegno, però. Non c'è più. Si pretende. No, vabbè. No, mi sono perso. Cazzo dici? Ah, minchia. Dice adesso tenete a mente i colori dei canti che vedete nel diario. È fondamentale perché adesso dovete affrontare un labirinto. Porca la puttana. È finita. Queste strade sembrano tutte uguali. Mi ricorda Frodo e Sam. Merda, veramente. È vero. Merda, è finita. Come facciamo? Oh, vado a cambiare l'acqua al pipistrello. No, il colore degli uccelli, ok? Il colore degli uccelli, ma gli uccelli non ci sono, ragazzi. Quindi... Scusate, dove sono gli uccelli? Cioè, non ho... Merda. Ah, no, niente. Aspetta, proviamo ad andare su. Beh, direi che per oggi abbiamo dato, sì. Oggi abbiamo fatto di tutto. Cioè, non ci si può chiedere di più. Ah, ok, uccello verde. Che strano uccellino, non ne ho mai visto uno così. Ha un bel piumaggio verde, non sembra aver paura di me. Qua serve il foglietto di Frank. Allora, vediamo un attimo. Penna. Allora, V di verde. E ok, noi andiamo su. Ok, su c'è questa piazzetta. Andiamo ancora su. Ok. E andiamo ancora su. E incontriamo l'uccello rosso. Ok. E mettiamo una bella R. Ok. Uccello verde, canto verde. Ah, ma dite... Ah, sono legati ai canti. Allora. Porca vacca. Qui non c'entra niente la strada. Che scesa.
Devi cantare all'uccello, non l'avevo capito, ragazzi. Adesso appena lo ribecco, gli canto. Aspetta, andiamo su. Perché il labirinto si azzera ogni volta, ok? Devi cantare... Sì, sì, ho capito, vabbè, niente, ho sbagliato, ok? Apri il menu e senti i colori dei canti. Ah, ok, vediamo. Ah... Allora... foresta... Verde... Giusto? Bambini blu... Bambini... Cazzo, ma sei scritto? Blu... mamma... Ma rosso, ok. Quando becchiamo gli uccellini, Frank, dobbiamo cantare. La prossima strada ti porta alla cucina di Masterchef, magari. Allora, proviamo a beccare l'uccellino rosso. O verde o blu, il primo che ci capita. Vediamo un po' se becchiamo. Sono un po' confuso, Frank, ammetto. Ma io non so cosa stiamo facendo. Ora siamo in un labirinto. Mi devi aiutare. Dovresti aiutare. E continua a pensare a Nick che l'ha da solo. Ancora? Io ma com'è possibile? Capisco. Sì, però è il problema è che li devo ribeccare questi uccelli. Perché se non li becco è... Hanno detto che è un labirinto che si azzera ogni volta. Ok. Io però avevo beccato un uccellino rosso. Ho perso l'occasione di cantargli e è finita. Cioè, quindi tu devi trovare la strada giusta senza... Per arrivare agli uccelli e cantare. Eccolo. Allora, uccellino blu è il canto dei bambini. Il canto dei bambini che però è il canto della natura. Cantiamo a lui. Ok, forse lo devi seguire. Che è andato di là, ok. Non lo so. Proviamo. Ok, quindi canto verde. Vi hanno detto che è il canto della... Il foresta l'hai usato prima. Questo è un coglione. No. Ah. Ops. Tonno. Verde canto della foresta. Blu canto coro e rosso canto mamma. Scusate, rega, però non è che si può pretendere. Neuroni sono quelli che sono. Sì, no. Allora provo a cantarli con quelli della foresta, scusate. Per tutta la merda. Merda. Ok. Ma perché per il blues? Saluta i termosifoni che stanno evidentemente giocando a Paranormal Cleanup. Che cos'è? Che gioco è? Ma che cazzo, so. Dopo se qualcuno me lo ricorda gli video. Ciao, ragazzi, sono stanco, non ce la faccio più. Oh, dai, abbiamo mezz'ora. A che ora devi andare? 8:30? Sì, dai. Ok, 8:30, dai. Vai, canto al rosso. Cos'hai cantato? Quello giusto. Mamma? No, ho sbagliato. Sì. Cantare mamma. Ma qual è quello della mamma? Ma io che cazzo ne so. Ma riapri il giornale lì, il quotidiano. Allora, mamma è quello. E grazie al Perus. Mi sembra di aver... È il secondo. Non lo so. Questo è l'ultimo, no? Era giusto. No, aspetta, ha detto solo uno. Tondo, ti prego, ma capisco. Mi sembrava quello giusto. Dai, oh, che palla. Ha detto va bene. Siamo a due feedback positivi. Ok. Però, ma hai seguito dove è andato l'uccello? No. Era andato. Oh, cazzo, ho trovato quello verde. Quello verde è la foresta, quindi questo. E questo qua. No, allora. Sì. Tanta roba. 2 su 347. Vabbè, ci sta, capisco. L'ultimo. Ok. Quindi no, l'avevo sbagliato il rosso. L'avevo effettivamente sbagliato, Frank. Però lo ritroviamo, tranquillo. Lo ritroviamo. Eccolo. No, ma com'è? È quello di prima. Ah, perché devo seguire l'uccello. È la Madonna. Che palla. Ok, quindi lui dove va? Vediamo. Ah, il verde è l'ultimo? Ma come il verde è l'ultimo? Il verde... No. Io... Ma io voglio giocare a Hogwarts Legacy. Questo è il canto della mamma. Ditemi qual è il canto. Allora, scusate, il primo che ho qual è? Aspettate, chat. Il primo è il canto della foresta. È lui? O è il secondo?
esatto. Non sto capendo neanch'io. Canto verde a sinistra, ok. Canto rosso centro, canto blu destra. Ok, ci siamo. Ok, canto blu, quindi il canto verde è a sinistra. Ok, canto verde a sinistra. Scusate, ho sbagliato io. Canto verde a sinistra. Ok, quindi canto blu a destra. E ce l'abbiamo, è lui. Lo seguiamo. Ora svolazzerà. Ok, perfetto, andiamo di qua. Ce l'ho, Frank. Mi sono dovuto fare delle ripetizioni dalla chat incredibili, però ci sono. Quindi ora canto verde a sinistra. Ok. Quando venivano gli occhi non erano bene. Era che loro mi indicano la strada. Quindi ora canto centrale il rosso. Grazie mille. Non so chi me l'aveva scritto, però la ringrazio tantissimo. Quindi ora questo, tac. Ok. Merda, che fatica. Sì, sì, zitti tutti che ce la stavo facendo, esatto. Oh. Vai, a posto. Un momento. Laggiù vedo qualcosa di familiare. Sua mamma. Ah, la madre. Preso. Impiccata. No. Speriamo ben di no. Esagerato. Però io vorrei sapere cosa sono questi mostri. C'è della lore qua, Ma sono tutti posseduti. Il padre? Mi ha dato un pugno. Ah, no. Mera, non leggo. Che cazzo? Ah, no, non si capisce. La... Pensavo lui. Cosa? No, lei è morta. Sì. No, vabbè. Che significa non capisco la parola di quello che dice. E la Madonna. Ah! Ho sentito Nick che stava tipo è correndo. Caduto. Spero che fosse Nick, perché se è qualcun altro. Ah, perché lei è tornata dalla foresta, è vero? Lei è l'unica tornata dalla foresta. Avevi ragione tu, la foresta è... Dove stai andando? No, l'ha messa giù in cantina. È perché forse tutti la vedono diversa. No. Perché tutti così arrabbiati? Papà non ha detto una parola ed è uscita senza dire dove andava. Nella foresta è stato tutto così confuso. E ora? Ora mi sembra confuso anche il villaggio. Mi fa paura. Non capisco. Deve essere successo qualcosa. Coraggio, non devo aver paura, sono a casa. Ok. È una coperta aggiuntiva per quando... Ah beh, ok, qua sempre le solite interazioni. Devo andare giù. Oh! Interessante. Pesa. Cosa? Perché ci sono gli stessi rovi che ho visto nella foresta? Cosa ci fanno in casa mia? Secondo me siamo sul finale, eh? Ma sono 5 capitoli. Corrono gran parte della porta. Ah, ok, la canta. Intanto vado a pisciare, eh? Arrivo. Allora, vado un po' per tentativi magari. Ma no, che schifo tutto. Ma porca troia. Ma che c'ha sudato sopra in un modo, madonna. Allora, io farei... No, via questo. Allora, così vado su e va là, ok. Quindi, se noi mettiamo questo qua e questo qua... Allora, così va, ok. E questo lo devo girare a sinistra. Quindi faccio così. Prendo questo. No. E lo metto qua. E prendo...
prendo questo e lo metto qua, quindi vado una volta a destra, ok. Questo lo devo girare una volta a sinistra. Quindi lo giro ancora a destra, prendo questo e lo metto qua e vado a sinistra, ok. Arrivo qua e mi vado entrambi questi, è un problema. Quindi in realtà... Allora, arrivandomi qua a destra, io devo... C'è Nick. Cosa ha fatto? Ho messo le cuffie sbagliate. Vabbè. C'è Nick che ha risolto tutti i problemi color, camere varie. Tipo è arrivato alla soluzione ed è mega contento. È lì che dice, quello schermo là è fantastico. È oh, finalmente, cazzo. È mega contento. Dice, ah, perché è uguale alle camere. È andato uno schermo... Come non è vero? Allora, se vuoi parlare, parli... No, ti ho detto che... Se vuoi parlare, parli nel microfono. Sto facendo dei progressi, però ancora non abbiamo risolto. Ma progressi importanti? Niente. Sì, sì, sì. Ah, vabbè, dai, l'importante è quello. Vabbè, butta via. Ma io ti ho detto, resta qua fino... Vorrei restare, solo che devo andare. Ma come devi andare? C'è un gioco da finire. Facciamo. Come funziona questo? No, non ti ci mettere neanche. Non ce la farei mai. Tutti. Ma cos'è, stupido? No, nel senso, buona non live. Ce la faccio io, figurati. Vabbè, allora. Oddio, spero siamo più intelligenti. Bella, Nick. Ciao. Difficile. Non ho più pallida idea di come fare. Allora, qua dobbiamo andare una volta a destra. Quindi andiamo a sinistra. Ciao. È una sofferenza. Io ti giuro non ho la qua me era, lo devi mettere lì in quei centri lì, che fanno girare più roba, ti ricordi? Non li abbiamo mai usati. Sì, sì, però... Quelli che fanno girare quattro tasselloni. Sicuro, 100% così. Ah, ho capito. No, bisogna... Provo a fare come Frank. Cosa sta facendo? Sta facendo. Bravo, Nick. Bella, Nick. Ciao. Bella, Nikos. Allora, io quello devo girare a destra. E però... Non fai capire qualcosa. Cioè, quello che non mi torna è come andare... è che non posso andare tutti quei posti. Non puoi arrivarci. Sono un po' confuso. Cioè, io vado lì, arrivo lì. È che ci sono tutti i ponti. Ah, ok, questo va girato. Ah, vabbè, chiaro. Ok. Cioè, Ok. E questo va ancora a destra, quindi vado una volta a sinistra e lo metto qua, vado una volta a destra. Arrivato qui devo solo girare questo una volta a sinistra. No, sinistra è così, esatto. Quindi giro una volta a destra, metto questo qua e vado una volta a sinistra. Bravo. Esatto, l'importante è che sia chiaro a te, Frank. Io concordo assolutamente con Marisa e via. Peso. Funziona, i rovi sono scomparsi. Urcala, la cameretta dei genitori, finalmente la vediamo. L'armadio di papà e mamma. Andiamo a vedere cosa c'è. I suoi vestiti sono ancora tutti qui. Ok. Sono tutti libri di papà. Quando mamma mi insegnava canto, lui era spesso qui a studiare. Io sono convinta che sia bravo nel suo lavoro, ma lui sembra più interessato a cosa dicono gli altri. Qua? La finestra da sulla valle, da qui la foresta sembra più lontana. Bella Nick! Grande Nick! No, che... Servito a niente. Torni indietro. Cosa serve? Trova l'Xbox per Natale, mi fa dire. Che cazzo... Non è servito a niente. No, ma non è che devi cantare qualcosa. Ah, bro. Beh, dillo prima, però. No, allora. Però mi sa che... Sì. Oddio, peso. Ero illegale. Ok. Questo lo fai da solo. No, dai, aiuto. Allora, sembra andassi bene. Vabbè, ma il primo perché sarà quello per spiegare. Allora. Questo è molto Zelda. Questo? No. Cazzo. Scusa. No, vedi, già questo non va bene. Che tu coglioni.
Ah no, perché becco tutti e due quelli lì. Allora, quello in alto a sinistra lo devi fare per forza. E quello centrale no, scusa. Quello in basso a destra lo devi quello fare per forza. Quello centrale per forza, no. Anche quello in alto a sinistra lo devi fare per forza. Ok. Quello in basso a destra lo devi fare per forza. No, in realtà non è vero. No, perché c'è questo. No, c'è quello o l'altro. Vai, quello. Posso. Top, top, top. Tanta ruebas. Apri il cassettino. Io non avevo mai visto questo cassetto. Damage. Ma sì. Ok, ma guarda nel cassetto. Cosa vuol dire? Lucy, oh, Lucy, Lucy. Ma comunque ci sta mettendo tipo 10 ore per fare questo gioco. Non capisco. No, non capisco. Cioè, ha detto non ho mai visto questo cassetto. E ora? Mai visto. Forse devo. No. Prova tutti i canti. No? Non è che devi uscire dalla stanza. No, aspetta, è qua. No, guarda, è sbagliato. Ok, qua. È chiuso a chiave. Non mi piace frugare tra le cose di papà, però sento che potrebbe contenere qualcosa di importante. Ok, quindi dobbiamo trovare una chiave. Dobbiamo trovare una chiave e speriamo di trovarla. È uno specchio mezzo rotto, era di nonni. Ok, speriamo di trovarla giù. Vediamo chi c'è giù. Urcala! Ecco, di nuovo per te, Frank. Prego. Eccolo qua. Let's go. Oh mio Dio. Non abbiamo più oggetti. No, non abbiamo nessun oggetto. Certo che lei non conosce casa sua per niente. No, infatti. Ma chi è che poi non sgattagliola nella camera dei genitori? Non ci va anche solo per sbaglio. Io non ce la faccio più. Ok, allora quello su lo devo girare una volta a destra, quindi andiamo a sinistra, poi mettiamo... Secondo me sto sbagliando. No, sto già sbagliando. Però proviamo. E poi andiamo a destra. Ok. Però non sto andando in quello là. Per andare in quello là devo girare quel. Quindi verso destra. Quindi andiamo una volta a sinistra. Mettiamo questo qua e giriamo a destra. Frank, sei veramente bravo, sì. E ora abbiamo... Sono svaniti. Ah, merda, che c'è dentro la chiave. È chiusa chiave anche quello. Che due coglioni. Datemi questa fottuta chiave. Ah, qua ci sono delle impronte di sangue. Una scena del delitto. Il fuoco deve aver bruciato tutta la notte. Ok. Ah, possiamo forse anche uscire. Però prima andiamo giù nello scantinato a vedere... Urcala! Cos'è questa roba? È vero che esatto. Questo orologio che gira sempre alla fine dei giochi, come fa notare Socca. Vorrà dire qualcosa. Cosa però? Boh. Non so. È una vecchia falce arrugginita. Qua lì c'è il tomino gigante, una grossa forma di... No, sbagliato. Hai provato a cantare. Ovunque. Vabbè, però tonno cazzo, sì, una cosa. Il gioco è il gioco. Però qua non mi sembra. Fammi al centro, bravo. Ok, prova tutti i canti. No, qua non c'è niente. Oh, aspetta. No. E questo? No. Allora, la mano dice prendi la falce e spacca il cassetto. Ok, vediamo. È una vecchia falce arrugginita, non si può. Canta allo scrigno. Il canto della foresta sulle impronte. Adesso proviamo quelli. Non c'è però nulla di misterioso. Strumentopolo misterioso. Niente neanche qua. Aspetta, ma possiamo uscire? No.
Ok, canta lo scrigno, il canto della foresta sulle impronte. Prova questo. Ok, allora proviamo. No. 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 Che due coglioni, Dio. No. Che oggetti abbiamo? Niente. Non abbiamo assolutamente tutti questi bicchieri, papà. Vabbè, allora buona, hai parlato con tutto? Sì. E allora cambiamo scenario. No, aspetta, però magari ci sfugge qualcosa che non sei vediamo. Parlato con... Sei sicuro di aver parlato? Ti giuro che ho parlato con tutti in cantina. La finestra ci hai parlato? Sì, però allora. Finestra antimostro per uscire dovrei rompere il vetro. Non mi sembra una buona idea, visto che... Prova tutti i canti. No, i canti li ho già provati. Allora. Però forse qua non ho provato... Forse in camera mia sono andato un po' veloce. Ho finito il gioco. In camera tua? Sì, adesso guardiamo. Allora, questo no. L'altro canto no. Prossimo canto no. Bene. Bicchiere più era secco, papà l'ha buttato via. Disegno per la strabico. L'altro. Finestra no. Il poster. Letto. Poster. L'ho visto, aspetta. Ok. Vorrei poter non sentire ruggito della foresta. Merda, mi sono preso un colpo, non so perché mi sono preso un paura. No, poi no. E la cassettiera. Che miseria. Il baule lì, oh. Ciao baule dei vestiti. Niente. Andiamo qua. Il ramo a cosa specchio serviva? Boh, non mi ricordo. Niente. Niente, torniamo alla camera di genitore. Però qua è chiuso a chiave. Lì è chiuso a chiave, l'armadio, va bene. Poi no, niente, poi qua c'è il cassetto. Sinistra, che ho fatto. Sinistra, lì. Già visti, sì. Riprova la porta d'ingresso. No, ancora un'altra volta, mi sembra. Cioè, l'ho già provata due volte la porta d'ingresso, Riproviamo un'ultima giusto per avere... No, col baule, niente, qua, niente. Ok. Sopra? Aspetta, sopra? No, porca la puttana. Da qui non si esce, niente. No. Qua? Camino. C'è molto cenere nel camino, ok. Altra finestra. Cucina tutta in disordine. Niente. Proviamo qua. Ma non è qua, che c'era una roba da prendere. Sì, però tu non click. Ma porca. Porca. Mi serve uno strumento del crimine. Cosa vuol dire? Mi serve uno strumento del crimine. Una tizzatoia è perfetto. Ma mi deve mica uccidere qualcosa. No, infatti, tradotto un po' male. Adesso lo puoi usare per aprire le cose. Ora lo posso usare per andare a forzare il baule, tu dici. Invece no. Forse il... cassettino. Dai, cassettino. Tipo piede di porco. Porca troia. Scusami, ho sbagliato. Sono gli altri per tutto. Niente, neanche qua. Allora lo usiamo per sfondare una finestra. Spacca il vetro, Spacca il vetro, aspetta. Comunque voglio stare attento qua. Quindi niente. Spacca il tuo cassetto che c'era il gatto. Tu con quelle robe ci hai parlato? No, con l'orologio no. Vuoi controllare la camera tua? O anche giù in cantina. Controlla tutte le stanze a sto punto. Dove cazzo lo metto? Lo so che papà non sarà contento di questa idea, ma era dove passa il gatto. È vero. Ok. Ci sta. Spero non ci faccia caso. Dai, però non abbiamo aperto un cazzo in casa. No, non abbiamo aperto niente. Ah, quindi sarà da trovare qua la chiave. La madonna. Ah, merda, c'è tutta la gente in casa. Tutti ingrugnati. Non mi fa passare. Ok, va bene. Capito. State calmo. Perché prova a aprire là. Ci vedono come un mostro. Ma che ne so. No, a secco. Ho avuto un breve momento di gloria. Ah, però aspetta, proviamo qua i canti, quelli... quelli della foresta, perché secondo me qua sono importanti. Eccolo, lo sapevo io. Infamello. C'è tutto, c'è. Allora. No, allora, questo... qua. Questo qua. Questo qua. Bravo. Vabbè, dai, questi sono in realtà abbastanza easy. Questi non mi dispiacciono. Non mi fanno sentire soddisfazione. Non mi fanno sentire così stupido. Questo è forse l'ingresso della vecchia scuola? Eh sì, c'è l'insegna sopra.
Questa insegna è davvero logora. Non l'avevo mai notata. Merda, ma queste note inquietantissime. Mi ricordano Fable. No, cosa succede? A Baggone? Guarda dove sono. Forse devi andare. Va avanti. Ma dove? No, questo è un bug. È palesemente un bug. Puoi arrivare qua. Beh, per un attimo mi ero illuso che tipo fossi... Sì. Un fantasma. Sembra indirizzata a me. Ah, ok. Io ti... Oh, rinda. Finalmente. Andiamo a vederla. C'è un messaggio e questo cos'è? Ottieni un biglietto misterioso. Vabbè, ma non potevi già leggermelo. Vabbè. Chiave piccola, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, dai. Le passporti. Questa chiave ha qualcosa di familiare. Dove ho già visto queste decorazioni. Sarà mai che apro un bauletto in casa mia. E da mangio. Diamo la lettera. Nessuno torna dalla foresta. Nessuno, nessuno, nessuno. Tranne te. Tranne te. Scopri la verità. Non hai molto... Non hai più molto tempo. Ok. Andiamo a scoprire la verità. Vabbè, però noi usiamo la chiave questa qua. Ah no, non possiamo più entrare in casa. Ah beh, ma perché noi siamo entrati dal buco. Dov'era il buco, scusa? Qua, ah qua, ok. Ma era per una... vai. No, scusami. Non riesco a... Ok. Vai, chiave per lo scrignetto. E lo andiamo a completare. Let's go. Si è aperto e funziona ancora. È vero, la risata è quella della vecchia pazza. Bravo, bravo, brava. Dentro ci sono delle lettere e un'altra chiave. Ok, chiave di bronzo. E andiamo al... Insegnare a tua figlia a cantare quando tu stessa non ne hai il coraggio. Dove è finito il tuo orgoglio? A fare le cose a metà si fanno solo danni, è sempre la vecchia. Puoi continuare a ignorare le mie lettere finché vuoi, ma sappi che stai sprecando il suo talento. Come insegnato a cantare a te, potrei farlo con tua figlia. Smettila di ascoltare quell'idiota di tuo marito. Beh, il marito, abbiamo capito, il padre che era un idiota. Possibile che siano delle lettere di quella vecchia pazza? Allora è vero che è stata lei a insegnare a cantare a mio madre. Sembra che mamma non le abbia mai risposto. Non l'avrei fatto neanch'io, è proprio antipatica. Ok. Aspetta però, perché... Ho sbagliato. Forse non lo dovevo far ripartire. Ok, puoi rimettere. Siamo a posto. Ci siamo, ci siamo. Andiamo qua, quindi camera dei genitori. Usiamo il chiavistello di bronzo. No, ho sbagliato. Boom. No, no, apri, apri, è importante. Metti. Ci sono dei fogli bianchi, matite. Sembra che questo quaderno sia stato usato molto. Forse non dovrei leggerlo. Leggi. Vabbè. Deve essere molto vecchio, gran parte delle parole sono sbiadite. Riesco a leggere solo alcune frasi. Ok. In questo diario raccoglieremo tutte le nostre avventure. Sembra la scrittura di un bambino. Regole, regole, regole. Gli adulti non parlano d'altro. Oggi abbiamo deciso di scoprire il segreto della foresta. Altre pagine sbiadite. Oggi abbiamo provato a fare un'imboscata ad un mostro. Eloise. Aspetta, chi era Eloise? No, quella è Eloisa, quella che... No, non Eloise. Ha cercato di scavalcare la staccionata del granaio e si è messa a fare un gran chiasso. Mentre io e Chloe eravamo nascosti pronti a intervenire. Anche dopo aver alzato la voce non è successo niente. Forse funziona solo di notte. Oh, ma... Quindi questo è il diario di mamma e papà da piccoli. E chi è Chloe? Caro diario d'avventura, le avventure sono finite. Abbiamo svelato il segreto, abbiamo combattuto e ciò che abbiamo ottenuto è stato solo perdere persone a noi care. Chloe è stata presa. Ci siamo promessi di lasciare questa storia nel passato. Restare uniti è più importante della verità. Oh, è quello che mi aveva raccontato papà. Chloe deve essere il nome di sua sorella. Ok. Da qui in avanti le pagine sembrano vuote. Forse non c'è altro. Un momento, e questa... No, mettimi un attimo l'atmosfera, che sennò... Cazzo. Sembra una lettera. È recente, sembra la scrittura di papà. Lucy è come eravamo noi, vuole capire. Oggi le ho detto che non saresti tornata, non voglio che ti segua. Non voglio che mi portino via anche lei. Lo sai, io non verrò a cercarti, nessuno verrà, e tu invece proverai a tornare?
Ok. Un momento, si riferiva alla mamma? Ma lei non... Lui mi aveva detto che... Papà mi ha mentito. Mamma, è ancora... Porcala! Sono degli Zoidberg. Sì. Papà! Ehi! Tu sei un bugiardo! Non posso crederci. Ti aspetti che la mamma si salvi da sola? Dovremmo andare a cercarla subito, ma forse neanche lui ti capisce. Lasciami andare, sei un bugiardo! 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 No, non chiudermi dentro. Aspetta, ma dove? È pesissimo. Ti odio! Io ti odio! Quando glielo dice Gollum? Quando è che fa? Ti odio! Lo dice, no? No, secondo me ti confondi con Anakin che urla ti odio. Ah, beh, è vero, è vero. Ti odio! No. Non lo riesco a fare. Hai sempre detto che mamma era scomparsa e che non c'erano speranze. Papà! Papà! È andato via, di nuovo. Non posso crederci, quindi mamma è ancora là fuori da qualche parte. Io credo che sia nella foresta. Ho deciso. Non mi importa più niente delle loro regole. Andrò a cercarle questa volta, non avrò paura. Con papà non provo neanche a ragionarci. Questa notte fuggirò nella foresta senza farmi scoprire. Vabbè, mangi. Boh, ok. I mostri non mi fanno paura, va bene. Ma ti dicevo, cazzo, che strano questo cambio. Non sento più rumori. Papà è andato a dormire. Bene, diamo inizio all'operazione Salviamo la mamma. Grande originalità nel nome. Sarà meglio prendere un po' di scorte con me. Ma cosa puoi prendere? Un pastello e un bicchiere? Soprattutto trovare un modo per uscire da qui. In effetti prendi un bicchiere e un pastello. Prenderai i pastelli. Cosa può prendere? No, forse dentro al... Qui ci sono dei calzini, i peli di strabico e giusto, avevo nascosto dei biscotti per l'emergenza in fondo al cassetto. Stravico non ci ha messo le sue zampacce sopra. Perfetto. Ottieni dei biscotti d'emergenza. Ok. Ah, ma era anche la copertina, naturalmente. Ottieni un lenzuolo. Ok. Calzini. Ah, merda, tutto devo prendere. Sai che ti dico, linguaccia, tu verrai con me. Via. Sarai un sacchetto perfetto, un calzino di ricambio, ancora non lo so. Ho preso anche il calzino. E poi quel robo là. Ottieni una coperta, quindi lenzuola, coperta, calzino, biscotti e un bicchiere. E sei pronto per andare dove ti pare. Usciamo dalla finestra? Questo è l'otto e mezzo, te lo dico. Ma infatti io basta. Cioè... Però dai, fino a sto capito. È infinito. Ma quanta roba abbiamo? Forse dobbiamo combinare della roba, eh. Ah, beh, lenzuolo. La coperta con il lenzuolo. Bravo. E fa la fune, certo. Corda di certo. Certo, assolutamente. Boom, la usi lì e ti cali giù. Ed è finito, ho capito. No. Ecco fatto, via di fuga pronta. Vai. No. Cosa ha fatto? Ah, ok. Come nei romanzi più avventurosi. Ma lei si sta divertendo un botto. C'è cioè tutto il villaggio che non riesce neanche a parlarle. L'eroe non si arrende mai, va bene. Oh mio Dio! Sì! Sì! E dopo 2 ore e 30 di live hanno finito un capitolo. Merda. Dai. Merda. Io vorrei sapere chi è lo stronzo che ha scritto che dura 5 ore questo gioco. Ma cioè, quasi sapere. Devastante. Alt F4. Avrà salvato? No, avrà salvato. Avrà salvato. Io non so se ha salvato. Sì, sì, ha salvato. Ha salvato. Aspetta, cos'è? Ah, GeForce. No, aspetta, è ancora aperto. Ma avrà salvato. Dici no. A te non sei neanche pigiato al TF4. Sì, no, infatti ho sbagliato tutto. Bello, però. Non avevo visto quel sasso. Bello, però. Non riconosco. Il salvato. Primo che vede salva, lo scriva. Esatto, salvatato. È così buio che non riesco ad orientarmi perché non ho preso una lanterna. Non fa niente. Il peggio della vegetazione è passato. Ora devo solo pensare a cercare mamma. Salvataggio! Sì, cazzo! Liberi! Sì. Ma era proprio pensare che c'è un altro capitolo, Vez. Settimana prossima. Ma con quale coraggio? No, ce la facciamo. Anche perché a Pingu ci ha fatto fare la copertina per il quinto episodio.
perché sapevo che non avremmo finito il qua. Quindi per non sprecare ho le palle al piano di sotto, ma va bene, è finito. Perfetto, ora manca ufficialmente un'ora, dicono. Ok, se è solo un'ora è tanta roba. Ride ai Thermos, sì, facciamo il ride ai Thermos. Però li faccio, almeno arrivate lì che avete le palle gigantesche, merda, è assurdo. Quindi dopo posso... Io devo parlare a quattro occhi con Richard e Fra, perché non ha senso. Vi siete un po' ricreduti su questo allora gioco. Mi piacerebbe una volta finito e fare un bel video. Ok. Anche tipo di mezz'ora, cioè serio, in cui spieghiamo tutte le nostre impressioni sul gioco. Ma un video privato che mando a Frankfurt. Ok, va bene, no, ci sta, ci sta. C'è un pubblico, mi piace. No, ma perché in realtà secondo me sono tante cose positive. La parte artistica è figa, cioè anche tipo questi paesaggi qua mi piacciono un botto, ma tutto il re... Grazie mille a chi si abbona ancora adesso, Itomicolo 700. No, è impossibile. Però ci sono questi grattacapi che sono allucinanti. Ma secondo me almeno quello è che è molto... Cioè, mi sembra molto lento la narrazione. Beh, no, la narrazione. Cioè, se tu pensi tutta quella parte al villaggio, dei giochi loro. Sì, ma fatelo in live la mattina, è una tortura. Cioè, no, mi vuoi rovinare la giornata? Un attimo. Porca vacca. Essere un po' pimpanti, perché sennò... I dialoghi, sì, è vero, i dialoghi sono una delle cose più... No, però se tu ci pensi, la parte iniziale, tutte le robe, cioè, si poteva mettere un terzo delle cose. No, è verissimo, è verissimo. È vero, è vero. Totalmente inutile. Cioè, secondo me questi giochi devono essere focus storia principale, non possono esserci le secondarie. No, è vero, è vero. No. È vero, è vero. Si deve essere focus storia e poi le cose che combini ti devono divertire. Cioè, non è che puoi avere delle soluzioni che dici, vabbè, boh, è un po' azzardata. Cioè, o deve essere qualcosa di veramente geniale, oppure... Poi, per carità, chiaramente giocare un gioco una volta a settimana non è che ti aiuta a essere sul pezzo. Ci scordiamo anche il nome della protagonista, nel senso, anche noi lo stiamo vivendo in una maniera un po' particolare. Mamma mia, basta, va bene, e niente, ci vediamo quindi lunedì. non domani, ma lunedì alle ore 9, mi raccomando, puntualissimi, e se siamo bravi prendiamo appunti mentre guardiamo Masterchef, così ne parliamo lunedì per filo e per segno lunedì e ci sfoghiamo un po'. E grazie mille a la zia di fuori, grazie per essersi abbonato. Si è abbonato, 15 mesi, tanta roba. E intanto io avvio, se trovo il pulsante, ma non vedo più niente. Ok, ai termosifoni che giocano a Paranormal Cleanup. Che cos'è? Che cazzo? Vabbè, ok. E basta, noi ci vediamo lunedì, buona serata, fate i bravi. E no, domani no, perché ancora non l'ha capito, domani no. Domani no. Vi ricordo che tutte queste live le trovate ricaricate sul canale YouTube Space Valley Live, e le trovate ricaricate in versione podcast Space Valley Live su tutte le piattaforme. Yes. Ok? Ok, ciao.